Aspetta. Oh, vabbè, non importa, se non la posso cambiare non fa nulla. Penso deve essere riuscito a impostarlo decentemente, ma a quanto pare. Aspetta, ho un po' di tempo per vedere un attimo se riesco a sistemare. Se non metto nessun avatar, penso che un avatar debba esserlo per forza. Sì, mi sa che non si può far vedere nonostante l'abbia messo. No. Ok, niente. Però c'è. Ever meet up with Yura Unit 9S. Cazzo è questo? Facciamo vedere cose strane. Allora, io non voglio continuare perché avevo già una partita arrivata a un certo punto. Faccio nuova partita comunque. Questo gioco non supporta le funzioni del traduttore automatico. Scopri questo va nel corso del gioco. Va bene all'inizio, tanto resettarlo. Ho solo 3 ore di gioco che non sono praticamente nulla. Credo. Teoricamente in un gioco come questo non sono niente perché so che è lunghissimo, ma non l'ho mai visto di mio. No! Ma se devi togliere lo spazio, non farmi inserire lo spazio e basta? Sì, ora va bene. Vediamo, me l'ha inserito? No, non me l'ha inserito. Porco lui! Vediamo. Ok, dovrebbe essere a posto adesso. Sì, a posto. Allora, io francamente difficile non me la sento di farlo. Francamente me la sento di farlo normale. Sono proprio tranquillo papale papale. E impostazioni. Voci non si possono mettere. Potrei mettere le voci in giapponese per vedere com'è in originale. E mi sa che lo farò giusto per sentirli. Se poi mi dà fastidio le cambio, perché come con Persona 5, se a un certo punto le voci mi infastidiscono, le rimetto in inglese che quantomeno ci capisco senza senza anche. Oltre che leggendo, capisco anche sentendo un minimo. Combattimento alleati PNG. Ok. Va bene. Questi ok in questo modo. Se mi danno anche questi fastidio li inverto, ma non penso. Poi adesso non so se mi serve servire aumentare la sensibilità o meno. Rilevamento nemici agganciati. Non penso ci siano problemi. Questo è già impostato. Volume musica. Vabbè. Stereo va bene. Ok. Teniamo solo lingua in giapponese e vediamo un po' come cambia. Che personalizza i comandi. Penso vadano bene così. Tanto mi ci devo abituare comunque ai tasti. Tanto vale. Io ho iniziato a giocare molto tempo fa e non mi ricordo ancora già come funziona. Subete no sonzai wa horobiru youni design sareteiru. Sei to Benissimo. shi o kurikaesu rasen ni watashitachi wa toraware tsuzuketeiru. Ottimo. Pure qui Kore wa noi comunque. ka? Salve Hit! Sore tomo watsu ka? Fukakai na puzzle o watashita kami ni itsuka watashitachi wa yumi o hiku no daro. Come va? Potrebbe andare meglio visto che si è fulminato il computer. Cioè, hai fulminato il processore. Devo solo. C'ho tutti i pezzi di altro computer, devo cambiarlo, ma. Veramente sono bloccato qua. Lei come va? Cosa succede? Mi sembra che stiamo semplicemente atterrando qua. Chiedo chi sia io. E sono tutti questi. Sicuramente non quello. Sì.
ok. Oh! Buono. Io mi sono detto questo qua bianco. Io sono uno a caso di quelli. Va bene. Taglie. Ah sì, questa è la parte praticamente ballettelle. Porca puttana. Ah, sti laseroni. Via. Ok. Non se ne ho bisogno. Ma con tutta la manualità che ho su Isaac non penso mi servirà a schivare effettivamente. Ciao bianco. Dai! Ah, dimentica, ok. Il lasse. Ecco, tipo. Bastardi, mi sono caricato. Cos'è attacco pesante? Non lo so. È passato in mezzo ai colpi nel frattempo, bravo lui. Che succede? Ah, ok. Wow, ho sbloccato la capacità di muovermi. Sono un po' stupido, immagino che essendo macchine sia anche normale. No, buoni. Yeah. E via. No, ti muoverai sul laser te. Sono da solo, grande così. Guarda se di un Gundam. Chi basta avanza. Dai. Nines è il ragazzino, mi pare. Posso sparare a niente, posso creare delle piccole spirali di inutilità. E che impazzire. Sera Manue! Aia! Calma! Beh. Più danni, non tanti. No! Continuate, forza! Stronzi, mi caricano fisicamente. Ok. Esplodi! Colpi, evita i colpi! Ai, stronzi! Questo? Mamma! Eclipse, no mamma! Vabbè, voleva. Beh, muore e basta, punto, ciao! Boy! Che succede? Casino a caso, giustamente. Bene. Ho una spada. Cazzo, armati con dei mecha, ma combattiamo comunque con delle cazzo di spade. Mi sembra giusto, però. Aspetta. Come si schiva? Sembra con R2? No. Vabbè, combattimento. No, è sempre le due schivate, ok. Fottiti. Ok, per il momento tutto tranquillo, credo. C'è un chiodino che non so cosa faccia, Gold. Che cazzo ho fatto? Cazzo ho fatto?
te. Vieni qui. Maledizione a te. Lei è potevato combattere l'android. Sì. Sono evidente quei robottini. Questo è più incazzato. Ciao, bello. Hai questo per bloccare. Sta buono. Te copo. Ah, posso anche sparare? Sì, non me l'ha detto, posso anche sparare, ok. Bello. Mi sembra giusto. Ho combattuto fino adesso dei robottini della minchia che mi fanno combattere contro una... Ma non so neanche cosa più... Una Gru. Questo invece è il panorama che mi fanno combattere dei Gru. Ti sparo, piuttosto. Perché dovrei avvicinarmi a una cosa del genere quando vuole farmi fuori? Ah, non ho schiodo in tempo, sono molto stupido. Ok, ho schiodo in tempo. Temeno! Ti spacco i denti! Vieni qui! Non avere paura! Non avere paura, la Gru deve aver paura! Nuovo sbagliato! Non è che il robottino spara anche dentro di me! Ok! Stiamo di morire a caso, va bene! È un po' più giovani comunque potrebbero essere sti qua, eh. Un po' troppo. Posso prenderlo di mia, tra l'altro. Sono molto serio. Perché ho la spada in serie in quel modo? Ma non del fatto che sono fatto la Gru comunque, credo. No, volevo farmi la permanente col fuoco, vabbè. Posso salire sulla Gru? No. Dove mica devo andare? Dove si è aperto il passaggio? Ah, qua, ok. Giustamente. Ehi! Ah, ok. Aia, porco me! Ha dato una zuccata sulle tempie. Oh, guarda un po'. Gente da uccidere. Che brutta visuale che mi ha fatto. Ramo grezzo. Ok. Io questi qua li ho sempre trovati, ma non so che cazzo siano. Sono materiali da crafting, immagino. Non lo so, ecco un altro. Ferro grezzo mi fa molto pensare al crafting in effetti. Ciao. Bello. Guarda come si muove in avanti con le braccia. Da te. Cazzo, vai tu qui. Orco. Ah già, che c'ha l'attacco supremo anche lui. Meno sono delle meratine. Ci vuole tanto tempo. Questi signorini i giapponesi hanno sempre un outfit comodi per combattere comunque. Ma sai che c'è anche una cosa... Cerco di farla ma non so se la faccio. Esiste un trofeo, che questo lo so perché è una delle cose per cui ho conosciuto il gioco praticamente. Praticamente se tu ti metti su queste sporgenze e fai in questo modo, più o meno le vedi il culo, no? Più o meno. Ma non lo faccio vedere perché magari qui ci se la prende. Se lo fai 9 volte, 10 volte di seguito... Oh, mi sparano, vabbè, non importa. Se lo fai un certo numero di volte di seguito ti dà un trofeo di non guardare. Perché si chiama non guardare cosa guardi. Cazzo, mica guardi. Detto proprio... in modo simpatico. Ma voi... Aia! Deficienti.
perché si immobilizza mentre sparo. Ok. Dovrò una cosa. Menu sistema. Menu sistema ti consente di consultare i dati cambiando la tua tastatura e modificare le impostazioni di sistema. Perché se puoi sono sempre pressi. Un po'. Volevo fare una cosa io però, perché non me la fa... No, non è questo. Telecamera. Non è qua forse. Rilevamento. Non è questo. Volevo impostare che quando uccidevo un nemico agganciato me lo cambiasse da solo in automatico, se si può impostare. L'azione toglimela per favore, che mi dà anche fastidio. Telecamera, schermo. Telecamera, l'ho guardato già prima, non è questo. Forse non si può fare. Fa niente. Vediamo un po' di soldi come fosse un Ratchet & Clank raccogliendo bulloni. Tu ci hai preso con i capezzoli. Ma guarda, onde evitare che se la prenda anche con i culi, è meglio stare un attimo attenti. Però comunque posso parlare all'infinito. Fate il tuo livello di Sonic adesso. A me piace molto comunque sto fatto qua che ti cambia a livello da palle tell a livello comunque. Non è isometrica questa, questo è un altro no. Porca! Trappolone! Il trappolone! Ciao! Ti è piaciuto? Esplodi. Ok, è andata molto bene. C'è gente di lì. Buongiorno. Oh, tu eri proprio davanti. Com'è che sono morti quelli dietro di te? Hey! Abbiamo visto che c'era il passaggino qua. Guardalo là. In culo. E muori. E c'è che questo gioca di tutti, anche l'unico purtroppo sulla 4. Io ne vorrei infatti un nuovo capitolo. Infatti se la mia immagine qua sulla PlayStation è Gladiator, è Ratchet Gladiator, quando con l'armatura da rivendicatore si chiamava. Non mi ricordo molto bene. Ratchet Clank è stato il mio primo gioco su PlayStation. Praticamente, sì, è stato il mio primo gioco su PlayStation. Senza probabilmente. Ma non c'è niente. E aspetta, questo è, lasciamo un oggettino qua. Ciao, tutto bene? Non più sicuramente. Voglio vedere solo se c'è altra gente, ma penso di aver ammazzato tutti. Ok, direi che è il caso di entrare e trappola, ti pare? Buono. Buoni voi. E ribadisco, ma perché dovrei avvicinarmi e colpirli con la spada quando ho delle cazzo di armi a distanza? Faccio la Indiana Jones col tizio che fa girare i coltelli e io. Che dove c'è? Ustia. Grazie, mi auguro che la puoi dimmi da lui. Ebbene. E ciao, e ancora. Cosa mi ha colpito? Qualcosa mi sta colpendo. Un culo assorta. Ok, vai e muori. Vai Mona. Non penso sia l'ultimo però. Infatti c'è ancora questo qui. Perfetto. No, voglio raccogliere l'oggetto. Vabbè. Fammi raccogliere gli oggetti. Non costringimi a fare cose che non voglio. Questo dove è Maximo? Non so chi lo conosce. Maximo non l'ho mai sentito. Ma neanche nelle demo.
Perché la completa verità è che i primi giochi. Vabbè, questi parlano nel frattempo. È divertente avere come di avventura. Sì, c'è un po' di rapporto tra la protagonista e l'altro ragazzo, Ciubina in S. Io i primi giochi che ho avuto. Vabbè, questa è tutta trama giapponese che si imbarazzano per le formalità. I primi giochi che ho avuto sono stati delle demo, tante demo, da cui ho conosciuto tanti giochi del PS2, che poi non ho giocato ma che comunque in generale li conoscevo. Porca caccia, muori. E Massimo non l'ho mai visto neanche in quelli, però non so bene cosa sia. Ah, sepe! Ok, voglio solo controllare se faccio niente dietro, appunto, niente dietro. Ma vuoi salire? Ti pareva! Ti pareva! Muori tu! Era della Capcom. Ci sono tantissime ore. Non l'ho mai comunque sentito, anche se mi dici della Capcom non mi viene in mente niente. Ma che cos'era? Non penso fosse un picchiaduro. Massimo. Un gioco di corse, un gioco di macchine magari. Non ne ho veramente molto idea. Bravo, tu credici? Guarda lì. E bene così. Sì, sì. Tu non farei più niente. Vieni qui, codardo maledetto. Ah, aspetta. Prima indicava questo qua. Credo che gli umani adesso hanno una di armi. Ebbene. Questa non si apre, immagino. Sì, vabbè. Molta ho detto di farlo scaricare e farlo partire come emulatore su PC. Una specie di Dark Souls, ma molto più action. Un Devil May Cry, magari. No, Devil May Cry è un po' troppo cacciarone. Un Baldur's Gate. Baldur's Gate 2, tipo. La Cadence. Questo. Oh, questo è esploso. Anch'io ho il laserone comunque col. Col piccolo robottino. Bravo, appena raggi le scatole, così si fa. La merda del. Sono incastrato, sono stupido! Non più. E allora muovete tutti. Anche tu. Prendilo via di me. Così. Ok. Ah, gente grossa! Gente grossa che vuole uccidermi male. Ma che cazzo volete fare? Nani? Chi è? Significa che avevi le armi corrispondenti ai colpi che potevi prendere. Le armature corrispondenti ai colpi che potevi prendere. Ah, ma aspetta, era quello lì, quel gioco lì che tu poi trovi le armature e poi stavi col cavaliere in mutande. Si chiama Massimo, perché l'avevo giocato anche quello sulle demo, però non l'avevo mai giocato del tutto. Che mi ricordo che c'era un gioco che tu eri nella demo, eri in una zona tipo lago, che dovevi combattere dei nemici e trovavi con la spada dovevi combattere e poi più ti colpivano loro più perdevi pezzi di armatura e stai in mutande alla fine e poi morivi. Che però non avevo mai giocato del tutto bene, anche se era un gioco divertente, mi ricordo. È quello lì che dicevi. Poi magari la demo è un livello soltanto, non è tutto così il gioco, anche perché sarebbe stato un po' ripetitivo, però. Ho mancato! Come cazzo li hai mancati? Robottino! Non mi fa dire questi tradimenti!
attimino. Ok, così vada meglio. Avevo capito, vi meno a sangue anche fisicamente. Pezzi di stronzi. Non so che non ci veda niente. Fox e bianchi a pollicini rossi. Sì, sì, erano quelli. Io vorrei veramente fare così. Vabbè, di meno, ho capito. Io non volevo menarvi a mano, ma voi non mi avete scelta. Lo faccio per voi. Per il vostro bene. Proprio. Che, tra l'altro, quel gioco lì è... Oddio, non mi ricordo. È simile a un altro gioco che c'era per le vecchie console. Dove tu dovevi andare avanti. Goblins... Ghost and Goblins, forse. Era simile a quello come... come idea, perché in Ghost and Goblins tu dovevi continuare a schivare i colpi, a ottenere armature nuove per renderti più resistente, non potevi combattere, non potevi combattere. Perché sali? Perché stai salendo? E poi ho scoperto molto più avanti che era simile a Ghost and Goblins. I comandi di questo ascensore sono bloccati. Ti sparo! Che ti devo fare? Me lo andiamo di qua. Oh, un'altra arena. Guarda quanta gente. Oh, armatura. Beh, non è un problema se. Non è un problema, non è. Non è un problema. Vieni qui. Vieni qui, cazzo tuo! Beh, poi questi costi però sono pericolosi. Non è vero! Mena, mena, mena! Vieni forte tu! Guarda come mi carico incazzato! È stato molto bello! Sono cambiata mia istantanea, sono cambiata mia istantanea! Dai, buono! Non so cosa ho fatto, ma è stato molto figo. Più sì, è un gioco di quell'epoca, misto action, platform, tutto. Ma mi ricordo infatti che era bello, ma anche di quei giochi là, che vi dicevo sempre, un giorno, quando potrò, me li prenderò e li giocherò per conto mio. C'erano un sacco di giochi simili, c'era un gioco che si chiamava Dottor Muto. Aspetta un secondo, tanta gente. C'era un gioco che si chiamava Dottor Muto, che praticamente tu sei, eri un dottore... folle, ovviamente, perché quando mai no, e incaricato da un alieno di raccimolare tutti i DNA esistenti all'interno del gioco, dei nemici del gioco. Dovevi andare in giro per la mappa, sbloccare livelli, fare tutte queste cose per trovare tutti i DNA. E ancora mi sarebbe piaciuto giocarlo. È sempre un gioco di quel genere lì, platform, dove tu utilizzi le varie trasformazioni. A me lo posso prendere allora, ok. E di qua. La luce fa male. Beh, anche quello lì le faceva parte. Solo che quello lì non mi è rimasto in testa come dottor Muto. Quando poi mi hai detto dell'armatura me lo sono ricordato subito. Ma non me lo ricordavo di per sé. Non mi sarei mai ricordato comunque neanche il nome, a dire il vero. Anche perché fa un po' parte della mia... il mio periodo di ignoranza nell'inglese. Beh, è tornata alla natura. È un bene che torna alla natura. Come in questo periodo di quarantena è un bene che torna alla natura. Più che altro è un problema quando tu trovi i daini in mezzo alla stazione. Perché da noi hanno trovato, almeno mi hanno detto, che hanno trovato dei daini nella strada davanti alla stazione, che... perché cioè, abbiamo un mezzo boschetto attorno alla città, attorno, un mezzo boschetto un po' ovunque, e sono spostati dalla cittadella a qui. Un po' un problema per quanto erano le macchine, che sono delle bestie. Raccogliamo tutto lo raccoglibile, perché qua sono sicuro, anzi qua sono sicuro, qua mi pare che finisca il livello. Purtroppo detto, le prime ore di gioco le conosco, sto facendo veloci per cercare di arrivare dove non conosco più,
Non penso ti faccia oggi, anche perché è lungo come gioco. Magari un pezzo ce la faccio, ma non è detto. Il problema è che sono le vecchie con un controller funzionante e dei DVD non distrutti. Io la PS2 funzionante ce l'ho. Ce l'ho perché non la uso, ma la mia funziona. Controller è devastato, ma vabbè, ce la posso usare lo stesso. DVD da qualche parte si trovano, immagino. In realtà è molto una cosa che ci pulisce la macchina. Così, con la pelle si può pulire la macchina, ma se tu per prendere la carne di Dino ci vai addosso con la macchina, non so se la pelle pulisce anche in quel caso. Potrebbe essere controproducente, a meno che non si annullino da soli, nel senso tu investi il Dino e visto che la pelle di Dino pulisce, non ti sporca, te la sfascia solo ma non te la sporca. Qua sono un po' un attimo... Ciao. Buono. Buono. Bastardo. Bastardo, vieni qui. Ti spezzo i denti. Letteralmente ti rompo i denti. Becca. Mi devo ricordare di avere anche questo. C'è un'altra sega rotante sopra di me. C'è un'altra sega rotante sopra di me. La cosa non è molto bella. Azz! Vieni qui, non avere paura di me. Oddio. Sono quello cagato in realtà, ma non glielo devo far sapere. Oh! Beh, una cosa pulitissima, eh. Entri in fila al supermercato. Beh, onesto. Onesto. Certo, selvaggina non so bene come si cucina, ma ci può stare. Allora. Ah, già. Un Decepticon. Buongiorno, lei. Tutto bene? Madonna, Madonna ai santi! E beh, salve anche a lei. Fa dei salti incredibili, ma è lento come la Quaresima. Io vorrei pedalinia. Ok. Ti spacco le braccine, ti spacco. Piacevole, piacevole. Sì, bene, io se danni alla volta come quanto cazzo lo ammazzo. Meno male che la schivata funziona come su Dark Souls, che se becchi il frame invincibile sei invincibile anche tu. Vieni qua. Distruggerò il male. Sì, non dovevi riuscire anche a spaccare quella in teoria. Becca! Che lentezza di opinioni proprio! Sbagliato? Ho sbagliato! Oh! Arrivano i rinforzi! Dai! Resident Clank 3 lo scontro con Nefarious! Abbiamo visto che eravamo in tema! Oh, devo usare lui? No, non è vero. Ela! La marca che produce caramelle, la Ela! Puoi non togliermi la mia su di lui, per favore? Oh merda, lo squalo! Giusto! Via! Via! Via, 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 via,
Imbecille! Non ti ho anche raggiunto. Non ho schivato. È anche stato Shadow of the Colossus, effettivamente, sì. E di nuovo. No, 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 no. Capodoglio maledetto. Via.
Sono al limite. Ma sai, va il colpo allora. Ho schivato sto giro, stronzo. Ti ho schivato sto giro, pezzo di merda luido in culo. Non ho più modo di scappare al salto però, eh. Orco Khan. Ah, le controlli lui? Grande. Questo gli farà male. Sì, ma quello di pace è veramente Shadow of the Colossus. Che puttana. E tra un attimo lo sarà ancora di più, ora che ci penso. Perché fa una cosa molto stupida. Come l'ha fatta per... ciao ragazzi. Che posto di merda per cadere. Ah, gli si è incrinata la spalla. La scapola. Arrivo. Shadow of the Colossus Intensify adesso. Sì, tutto a posto? Non mi ha visto, non mi ha sentito, via. Ha del loot addosso sto tizio. Può essere tantissimo. No, come non posso andare di lì, scusa? Dai che ci arrivi! Criminale! Ah, io posso planare. E perché non ti fatti nuovo tutte le cose che sai quando l'hai già giocato? Io posso planare, non me lo ricordavo. Salve. Guarda che c'ha il collo pieghevole, che gli blocco lo stantuffo, gli viene la cervicale da paura. Come l'hai mancato? Come lo hai mancato? Dio, non ci vuole tanto. Però il laser che gira tipo film wanted è fantastico. Ah beh sì, il colpo deve inseguire, cioè più che girare è perché per lui andare dritto, che poi è una stronzata perché non dovrebbe, ma... Taglie, guardalo lì. Poteva essere perso peggio. Ancora due, almeno un braccio e una gamba ce li ha ancora. Sto a posto. Non è vero, ho visto le ombre. Stronzi. Noi! Scusami, non volevo. È arrivato a loro, non a te. Giuro che non volevo ucciderti. Aia, ma è nato. Aiutare dai NES. Ho capito che devi aiutare dai NES. Non stiamo sibili neanche noi. Sono troppo di Bolivar, va bene. Che poi devo essere sincero. Allora, non la vedo in faccia completamente. Ma Chubby, la ragazza di questo gioco, la protagonista, è vista dal fandom come uno dei personaggi molto bello. A me non mi dice niente. Con la maschera in faccia non mi dice niente. Anche per me, a me piacciono molto gli occhi quando guardo una ragazza. Quindi già lei così parte svantaggiata perché non le vedo gli occhi. Ma sì, dai, hai solo perso un bacio e una gamba, cosa vuoi che sia? C'è chi ha perso di più. Guarda Shika, ha perso due gambe e sta ancora benissimo, circa. Cyborg dei Teen Titans, ecco, anche. O dei Titans, dipende, in Titans. Lasciamo perdere Titans e anche di Teen Titans, in realtà. Ovviamente posso volare e abbandonare qui Cicciolo. Ti incazzare adesso. Sì, sì, sì. Continua, bravo. Uccide, uccide, uccide. Ma dove ci dai più di così? No. Potrei anche sparare il laserone. La scheda è un po' la mia rona qua, eh. Perché posso schivare quanto voglio.
però non importa. Vedete, devo vedere solo le gambe. Sì, ma comunque non mi interessa particolarmente. Non è pericoloso sto qui. È lento. Cioè, ripeto, salta come un grillo, ma è lento. Il controllo della parte superiore del braccio. Ecco, questo avrebbe potuto farmi male, forse. Fate di compenetra, quindi non fa un niente. E il culo ti fa il birichino. Eh sì. E neanche tanto, comunque. Quando non mi becca è perché schivo. Nel momento in cui sono bianco sono invincibile. Quick time event? No, mi sono mandato a fanculo. Arrivo! Ehi! Criminale ignorante! Oh, ha perso un braccio anche lui. Questo per 9S si chiama vendetta. Oh! Oh! Interessante! 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 Molto interessante. Altro che invincibilità. No, qua sono esattamente quello. Sono frame in cui sei invincibile. Con la schivata alla meona sei sempre invincibile, ok. Però è tutto un momento in cui tu non vieni colpito da niente. Puoi essere in mezzo al colpo nemico, ma non vieni colpito. Che è fatto comunque. Non è da criticare come cosa. È un modo di schivare. Anche perché se il colpo dura troppo e tu ci resti in mezzo, quando esci dai frame vieni comunque colpito. Quindi muoverti, non devi schivare e va a caso. Però è un metodo che a me non dispiace. Una volta che si impara bene puoi texterare il gioco sicuramente. La schivata di Bloodborne, che schivi correndoci in mezzo ai nemici, non schivando all'indietro, che è controproducente. Potevo tagliare anche una gamba per par condicio, però va bene lo stesso. Ecco, ne abbiamo fatto fuori uno. Mo? Questo cittare. Questo è un tantiello cittare. Bastardi, 3 contro 1. 1 e mezzo, dai, consideriamo anche Chubby. Cioè, 9S. Che è senza un braccio, però comunque da supporto. Sì, poi qua. Corre in mezzo a questa fabbrica con tutti le lamiere che hanno i buchi in mezzo, che appena si incassata con o inciampi o ti spezzi una gamba. E poi voglio vederti a correre. E questa comunque lo fa perché è comodo. Oddio, per menare sicuramente fa più male i tacchi, perché lei tira dei calci della Madonna quando non usa la spada. Ah sì, loro c'hanno anche la scatola nera, che praticamente è della nitroglicerina. Presente le scatole di nitroglicerina di Crash Bandicoot? Ecco. Niente, le hanno toccate, boom! Lì sta bene anche un Praise the Sun, ma... Ah, il Tesseract. Anche. Poi tanto loro non gliene frega niente, perché quelli sono... Quello che importa a loro è la memoria, il disco rigido, è i dati che hanno memorizzati. Loro perdono un corpo, ne hanno altri. Infatti non è successo niente, più o meno non è successo niente in realtà. Allora, questo è mio, giusto? No, sì, perché non posso andarci. Non posso andarci, non so perché. Devo andare qua. Ah, ecco. Aperto una rotta sicura nel territorio nemico. Bene. 9S. Ok, infatti adesso c'è una cosa così. Infatti
Nainé si è preso tutti i ricordi perché lui ha fatto detonare la sua scatola nera. I nostri diari mandati qua. Infatti. Spero un attimo per dire i ricordi se non fanno queste cose. Sì, sono loro che citano. Ma contro gente di quel tipo, francamente, sono d'accordo. Ciao, Nines. E noi ci ricordiamo, mi dispiace te, ciao. Ti prego, cambia di quei pantaloncini corti che io li odio. E ce li ho addosso al momento perché fa un caldo bestia, ma... Questo gioco utilizza funzionalità online per la condivisione di messaggi. Mi connetto, va bene. Finché non sono invasioni mi va bene, le invasioni mi danno fastidio. Salva. Ci ho messo quanto a fare il tutorial? Quarantina di minuti. Sì, questo era il tutorial. Vabbè, ormai il tutorial, se non ci metto un nemico colossale come il Dio Drago in Demon Souls, non sono contenti. Questo è Fallout invece. Mio macchine. Sono quei robottini dell'androide che abbiamo visto prima, come li ha definiti IT. Sì, praticamente noi siamo finiti sulla Luna per combattere. Grazie della spiegazione. Anche perché anche a me fa bene ricordarmi queste cose. Yorha. Yorha non so perché con i mostia. L'H deve essere human. Vorrei anche dire, oltre a Nines sono tutte ragazze. Con delle proporzioni ovviamente da anime giapponese. Quindi puttana Eva. Mi ricorda fin troppo l'anime di Darling in the Franxx, che me lo sono visto tutto. È uguale identico a quella storia praticamente. Eseguo la sequenza di riavvio. Per prima cosa controllo l'impostazione di luminosità. Non avevo già impostate ste cose. Impostate prima di iniziare il gioco. Non serve. Prego. Ah, dovevo... Ci occupiamo di impostazione alla volta. Luminosità. Solo l'icona a destra deve essere visibile. Così? È un po' scuro così. No, penso vada bene. E non è stato generoso. Ma sì, anime, manga... Tutte le cose che riguardano l'animazione alla fine. Tutte le cose che riguardano... Il... non so come dirlo. Anime manga. Perché quello non posso. Ah, aspetta. Voglio aumentarlo un pochino. Così. Ricevuto. Oh, devi avvisare che l'intera procedura sarà registrata per i posteri. Va bene. Ora passiamo alle impostazioni di riconoscimento vocale. Il volume del suo riconoscimento vocale è stato azzerato, il che non va bene. Ora dirò il suo nome e mi faccio sapere se mi sente. L'audio lo tengo al massimo. Sto bene, Nines. Il tono da tua voce mi calma. E ribadiamo la parte di anime e manga. Sì, non facciamo ste cose. Per adesso, poi se mi interessa più avanti lo faccio. Cazzo, anche in Persona 5 mi sono fatto la romance. Ma sarebbe meglio se lo facessi ok, devo stare la on? Ah, ok, sì, serve a questo. Come prima, infatti. Ok, sì, praticamente autodistruzione vuol dire se muoio durante un combattimento posso autodistruggermi per far fuori comunque tutti i nemici. Deve restare attivo, immagino.
off non so bene cosa cambia. Comunque, va tutto a posto. Oh, si vedono gli occhi. Che colore Ohio, sono quegli Sensei. occhi? Che si è visto grigio. Toki Toki Theater Club. No, non ha quei livelli. Anche se quello poi. Roman sono altre cose. Naies. Voglio sparare! Chigaku-kun no meirei de Voglio anche. 2B san no maintenance o tantou surukoto ninatta n desu. Kore kara Sono molto deikiteki serio ni in ste check shimasu ne. cose. So. Simpai wa irimasen Con i yo. tacchi deve essere Boku comodissimo tachi fare sta Naies cosa. no Guarda hai il wa robottino. yūshū na koto de yūmei desu kara. Modelli De 9S. jibun de yū koto janai ka. Ah, devo stare qua a parlare con lui? Posso Naies. andarmene? Nan de shou? Non si ricorda di Keishō noi. wa iranai. Ok. 私の名前にサンはつけなくていい。あ、はい。わかりましこれた。ginocchio? Chi? Quello di 9S o il あ、mio? そうだ。司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。Secondo me fa 2B さん。male. あ、いや。2B。Posso fare la base? Sì! Non pensavo lo facesse fare, pensavo fosse una minchiata. Ciao! Sta a posto? Ah, non mi sto come di trovare la terra. Langa si raggiunge con l'ascensore qui a fianco, no? Grazie. Mi serviva sapere questa cosa. Io adesso che devo fare, giusto per vedere? Parla con il comandante, ok. E il comandante deve essere quel simbolo rosso sulla minimappa. 7B. Salve lei, minchia, un po' più scosciata lei. Cazzo, almeno io ho gli stivali che mi co. Te che cazzo di scusa c'hai? Oh, ti rubo un po' di balsamo di roba. Ciao! Yeah! Casino! Che c'è qua? Ah, già, posso comprare roba. Mi sa che le compro queste cose, perché mi ricordo che servono un sacco. Mostra la barra ESP e la quantità di ESP ottenuta. Cioè, qua tutto è una cosa funzionale. Mostra un grafico di analisi audio. C'è qualcosa di utile? Ma è tutta gambe. Sì, è fatta di gambe. Sono fatti di gambe e poi c'hanno il braccio e la testa, forse. Allora. Cioè, qua è tutto l'HUD. È da comprare, la cosa mi fa molto ridere ogni volta, però è utile. Questi chip sono utilizzabili solo in modalità facile. Ma più che erano sbagliate era perché mi sa che c'era la testa un po' compenetrata col cuscino. Io posso comprare un po' di roba. Ma io ce l'ho già queste, ce n'ho uno solo, ok, devo prendere quelle che non ho. Ok, sono stupido. Devo trovare l'HUD che non ho. E fai vendere un attimo. Sistema operativo di un Android. Ma ne ho due? Ho fatto una stronzata. Ho venduto una cosa che non dovevo vendere. Diceva che era il chip che mantiene in vita un Android. L'ho venduto, che cosa succede? Lo ricevo e mi deve però pericolo di morte. Una ending! Non volevo! Sto tolto il chip vitale, sono morto! Ah, dai! Non volevo! Mi bisogna avere due! Mi sentiamo due! Cazzo! Non devo ricominciare da capo, beh! No, eh! Aspetta! Non mi dire che devo ricominciare da capo, ti prego! No, ho salvato prima, non l'ho più salvato, adesso non dovrebbe farmi niente, credo. Ma perché me ne segnava? Ho letto male io allora! Sto a posto? Eh sì, salta, salta, ho capito sta cosa, non mi frega niente. Non ho fatto niente di grave, per fortuna. Va bene, il bad ending di Far Cry praticamente, degli ultimi Far Cry, che puoi morire subito. Sì, oh, devo esitare sta roba, però porca eva, che noia. Sì, grazie. No!
Orco! A parte che prendi i comandi tardi. Così. Ok. Sì, sì. Salva le cose per i posteri. Va bene. Facciamo sta minchiata. Ok. Ho fatto un po' perso di fare sta minchiata, giusto per vedere che succedeva. Si prende a male lui. Sì, ripristiniamo la sua istruzione. Devo lasciarla attiva e lasciamo attiva sta cosa. Dai. Ci ha fatto prima sta puttanata. Manca vederla negli occhi, comunque non mi piace molto lei. C'è una faccia un pochino... Non lo so. C'è qualcosa che non mi piace. I capelli mi piacciono. È tutto questo della faccia che non mi piace molto. Sì. Dai. Muoviti. Ho fatto una minchiata. Non mi punire per questo. Sì, che sei, chiami signora. Siamo amici. E pian... Sì, andiamo dal comandante. Fammi solo... Allora, non facciamo minchiate di nuovo. Ok, HUD controllo. Vabbè, allora, acquistiamo cose che non ho. Quindi HUD zona pesca, che mi ricordo la zona pesca che... No! Ok. Barra esperienza, onde sonore... barra esperienza, va bene, onde sonore non mi interessa particolarmente. Questi ne ho uno di tutti. Mi manca soltanto un'onde sonore e questi che sono oggetti di recupero. Che allora dovrei prendere... Uno me lo prendo. Anzi, visto che posso. Dai. Prendo un attimo un'altra roba. Ricominciamo da qui. Allora, sta roba qua mi sa che non è equipaggiata al momento. Per equipaggiare dove devo andare? Missioni, oggetti, armi. In armi sono le armi, ovviamente. In abilità, chip inseribili. Penso vada bene così, focus equilibrio, va bene. E posso vedere però quelli che sono dentro? Sono tutti equipaggiati adesso. Perfetto. Ok, allora ho fatto tutto adesso. Adesso salvo prima di fare altre minchiate, va. Che non voglio farmi quel tutorial del ca. Posso dire di aver finito Nier Automata in un modo comunque. Wow, di merda, ma ho finito. Ciao. Sì, te l'hai già detto. Qua c'era ancora da inculare una roba a sta qui. Salve lei. Non penso di dire se faccio bordello. 8B. Non me l'ho parlato con voi. Ciao, ciao a te. Stavo parlando di fiori... Fauna visti sulla superficie. Agli operatori piace collezionare dati, sai? Invidio molto l'unità di battaglia. Vorrei tanto accogliere i dati di prima mano, se solo mi fosse permesso. Se ti dessero l'autorizzazione ti accompagnerei volentieri, ma di sicuro sarà difficile averla. Mi diverto molto ad ascoltare le meraviglie della Terra, ma la cosa che mi rende più felice è che tutti tornino sani e salvi. Sono comunque molto umani, cioè... Secondo me sono... Sono androidi, cyborg, non... anche androidi la stessa cosa. Non robot, perché comunque... Hanno sentimenti umani, si vede. Perciò non fatevi preoccupare, capito? Tranquilla. Sono... Esseri umani infilati in corpi robotici, probabilmente. Guarda gli stivali, ecco dove li ha lasciati l'altra. Qui? Ciao. Ciao. Tu usi oggetti curativi? Sì, inizio a usarli. Sono il vanto del nostro settore ricerca e sviluppo. Si possono acquistare dai monitor nelle camere personali. L'ho già visto, tranquilla. Qui, no, non si è spento un cazzo. Ti culo la roba. Attacco distanza S. Queste cose che potenziano abilità, danni, non le uso mai, invece. Quindi queste le potrei anche vendere. Devo ottenere questi di un punto deciso per salvare i tuoi dati.
Puoi vedere i punti di accesso sulla mappa a breve distanza. Ah già, qua devo farlo per forza da qui. Scusa, io ho già salvato i dati, no? Ah, no, li ho salvati. Forse in camera mia conta come punto in generale. Questa è camera tua? Questa è camera sua. Non mi riposo qui. Oh, salve, salve a lei. Parlo tutti di voi, sapete? È stato fantastico vedere esplodere quel mostro con la scatola nera. Quei mostri, ne abbiamo ammazzati tre. Li hanno tre stronzi, probabilmente, ma... Cercate di non esagerare, rischiate di morire sul serio. Tranquillo. Custodio con cui li ha inviati. Quindi caricateli spesso. Va bene. Tu che dici? Sì che c'è. Ah, posso parlare col compagno? Sì, io sei di combattimento. Avvicinato. Mi serve un tank, così posso sparare da distanza. Per andare al centro di comando, proseguite a sinistra. Il negozio è a destra. Che negozio? Il negozio è ovunque. Fai attenzione, a presto. Posso andare nel negozio dove vuoi, anche da qui posso andare nel negozio, basta che parlo qua. Recupero S, questo è utile. E penso di dover andare qua. Questi sono punti di salvataggio. E un nuovo messaggio. Ah già, c'erano anche i messaggi qua in giro da qualche parte. Dove si vedevano? Armi, info? O se devo andare qua. Messaggi, sì. Posta, seleziona messaggi presso un punto d'accesso per controllare la posta in arrivo. Messaggio di prova. Ah, ok. Questo è un messaggio per la verifica dell'indirizzo email. In caso di problemi con il sistema di posta, contatterà più presto il proprio supervisore. Posso ignorarti come spam? Maledetto. Ho anche notato che però ti dice l'orario di gioco effettivo del... Non del gioco, ti dice l'orario della console. Però M, ok? Questi mi serviranno tantissimo. Qui tutto procede bene? No, non sembra che abbiano notato. Che vuoi? Non starmi addosso? Ma stai calma! Imbecille! 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 Guarda che calci! Bene, devo fare il calcio caricato. Mamma mia, che agilità. Sì, grazie dell'ascensore! Quanta gente, non parlo con tutti. Mi hanno assegnato un'unità di battaglia, ma non è proprio il mio forte. Chissà se potrei farmi convertire in operatore. Come pensi tu? Madonna, quanta gente. Tu vuoi essere un'unità di battaglia come me? L'operatore sta spiegando tutto con cura, ma non ci sto capendo nulla. Non voglio essere entrato il mio partner. L'operatore sei tu? Quanto stai in sintesi della missione? Passiamo ai dettagli. Ah, c'hanno tutti le loro missioni, ovviamente. Ok, comandante, buongiorno. Ah, tu bica. Sono io. Certo. Ah, parla lei, ok. Proprio veloci con i testi. Dagli. Resistance との連絡役には別のユルハブ隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。ああ、ベディレンクラーテ。その原因を現地調査を頼みたい。dai. Voglio dire, non che sia altro da fare se non fare missioni qui probabilmente. Ora per salire. Ciao. Penso siete teletrasporterà qua sopra. Madonna, il salto. Bravissimo. Proviamo all'hangar. Andiamo. Potremmo fare il soffitto più alto però per non far sbattere la testa. Vabbè. Andiamo. Qua cosa abbiamo? Cos'è? Rilascio denaro S. Rilascio denaro S. Aumenta per caso per un po' di tempo il denaro? Più giri di nemici per 30 secondi. Che povertà per 30 secondi però. Che cazzo l'ansia che ti deve venire in quel momento. Ok. Andiamo. Non mi metto a parlare con tutti qua dentro. Perderei un sacco di tempo. Io non ho ben capito in realtà. Ah ok, sta messa di testa infatti. Perché io li vedo salire su sti cosi. Poi si muovono in ogni modo possibile e immaginabile dentro il robot per trasformarsi. Non capisco in che posizione si trovano quando partono.
現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。スカンヌ、命令に文句を言わない。はーい、オッケー。おベネ、non posso muovere la testa, non posso muovere la testa, non posso. Allora, è un massacro. Ho anche la pioggia di bestemmie. Pioggia di bestemmie detta da Farah su Overwatch, una pioggia di giustizia. Posso muovermi? Sì! Poi invece rilascio la spirale della morte. Devo dire, con sto verde un po' ti uccide gli occhi dopo tutto quel bianco e grigio. Booster. Uno vorrebbe morire per caso per qua. Tu, così propenso alla morte, grazie. Muori! Ok, non ho fatto male, ma neanche tanto. Yeah! Sto uccidendo qualsiasi cosa si muova. Buona fortuna, grazie! Namo! Mamma mia. Certo che è un po' come essere sul blu tornado, stare su sti cosi, eh. La... Beh. No, ma perché non posso poi andarci con... Vabbè. Lasciamo stare. Potevo andarci tranquillamente con quei cosi lì dove dovevo arrivare. Invece no. Qua sembra passabile sto posto. Invece no. Belli gli scatti comunque. Gli scatti sembrano un bunny hop perché si scatta moltissimo. Però a quanto pare non si può aprire ora. Ho idea che non posso spaccarlo, quindi mi sa che devo proprio aspettare per quello. Poi mi ricordo che c'è un sacco da esplorare perché non è proprio open world, o meglio, è quasi open world, è più free roaming il gioco, c'è molta area da esplorare. Ecco, mo fa vedere più o meno. Tutta questa zona è esplorabile. È open world alla fine, diciamo. Un po' limitato nei muri, ma è open world. Una volta che poi hai il movimento come ti pare, proprio quello che vuoi. Ora, io ho due modi per andarmene, no? Minimappa. La mia posizione nell'angolo in basso a destra dello schermo ti mostra le aree circostanti e il punto in cui ti trovi. L'icona con il rombo con i... quattro rombi rossi indica il tuo obiettivo, permettendo di orientarti in questo momento, ok? Dicevo, qua ho due modi che la prima volta che giocai questo gioco testai subito. Posso scendere da qui, che è il modo più corretto, oppure planare con robottino. Che vuoi? Sto planando! A parte che la colonna si solleva. Cioè, è più comodo così. Sono già arrivato a terra e non ho esplorato tutto il palazzo, che in realtà nel palazzo penso ci siano dei nemici. Beh, a sto punto posso esplorare dall'altro lato, tanto vale. Scala. Non guardare sotto le gonne. Cioè, io se non tengo la telecamera mossa, va giù quella. Poteva su io, se no va così. Sforzo per tenere le cose family friendly. Quanto cazzo sali però? Ehi là! Ma siamo più in alto di prima, non abbiamo fatto tutta sta caduta prima. Oh sì. Che cazzo siamo? Ok, qua non è sfondabile, quindi non so dove siamo. Non lo so. Ai. Beh, la caduta l'ho fatta alla fine. Mi sono fatto un po' male perché c'è il danno da caduta, ovviamente. Fammi indovinare. Non puoi aprirlo ora. Ti pareva. Però,
Devo ricordare che c'è sto posto. Recupero S. Ok. Sì, questo è un punto per arrivare là sopra, immagino, allora. Vediamo un po'. Mi sa che qua non c'è niente, comunque. Anche se... Ecco, li ho sentiti, infatti. Però... Le macchie... A parte che non mi ha ancora visto, comunque, ma le macchie non sono aggressive. Loro hanno quelle. Queste non fanno niente. Sono proprio... tranquille. Se tu non le attacchi... Anche se le attacchi, in realtà, non ti dovrebbero fare nulla. Proprio un attimo. Vabbè, questa se l'è presa, ok. Io ho 5, tra l'altro. Ops, ho sparato anche l'altra. Però se queste non le attacchi, non ti fanno nulla. È per questo che già da subito il gioco ti fa sospettare. Ma le macchine sono veramente cattive? Cioè, da quello che è stato detto, gli alieni ci hanno invaso mandando queste macchine. E niente. È da loro che le combattiamo, ma... È veramente così? Soprattutto dopo aver visto Darling in the Franxx, mi sa che la gente mente. Ma mente tantissimo. Ops, aspetta, c'è un oggetto lì. Credo. Mi indica che c'è una freccia là. Ah, una scatola. Difesa mischia, bene. Ok. Tutto sarebbe tutta una discesa se non fosse così. Se non fosse sceso da sopra. C'ho giusto un po' di oggetti. Poi ne ho visto uno per caso. No. Devo stare sempre attento che l'HUD non mi indichi qualcosa di particolare. Qua ci dovrebbero essere altre macchine. Sento dei passi. O forse me li sto solo immaginando perché è un posto così buio e tetro. Tacci loro. Però comunque ogni piano ha un accumulo di rovine per permettere di salire. No, mi sa che stavo solo sentendo io. Ecco, io arrivo da qui. E qua non c'è una ciola. Perfetto. Vabbè, erano solo per quegli oggetti intermedi per i robot tranquilli. Via! Va tutti i robot. Questi non fanno niente. Oh. E beh. Corpi di altri giocatori. Se le funzionalità di rete sono attive, sarai in grado di visualizzare i corpi degli altri giocatori. Esaminando questi cadaveri potrai effettuare le seguenti azioni. Pregare. La sorte del giocatore caduto verrà completamente ripristinata ed egli riceverà un oggetto. Recuperare il corpo. Ottenere temporaneamente effetti casuali selezionati in base al chip che il giocatore avrà con sé. Riparare il corpo. Esso ti servirà per assistere durante il combattimento. Uno al massimo. Ok. Prego. Perché mi... GFGTGT. Io lo riparo. Mamma mia, si è ridotta male. Mamma... Oh. Fai gli inchini. Ma è inquietantissima, eh. È inquietantissima come... Come saremmo ridotti senza la parte di pelle. Non penso che attacchi comunque. No, infatti attacca solo quelli che combattiamo noi. Ah già, i cespugli ci vanno a inciampare, giustamente. Cervo! Mena! Mena l'alce! Aio! Fai male delle macchine! Fai male delle macchine! Becille! Becille io, perché fa malissimo lei! Tu non combattevi? No. Ma... Perché sono così? Ma non c'è la riparazione automatica come prima? Probabilmente no. Fate malissimo voi! Ok, robot no, le alci sì. Perché le alci sono pericolose effettivamente. Qua altre alci. Dai, è il momento di farsi ammazzare. Un livello basso, le massacriamo.
Che potenza di percosse. Poi intanto dopo cosa recupero che non ho visto? Recupero l'alce. Che cazzo vuol dire che recupero l'alce? Scusa, che oggetto è alce? La pelle sarà, la carne. Materiali. Carne di alce, infatti. Che noi non ce ne facciamo una bega, ma penso che qualcuno la possa anche mangiare. Questo non è l'edificio di prima, vero? No. A me piace esplorare in sti giochi. Quando trovo un posto nuovo mi piace andare a vedere cosa c'è. E sto il mio problema su Skyrim, esploravo qualsiasi cosa trovassi e mi perdevo un sacco di... da fare cazzate. Anche se qua è comunque carino. A differenza di Skyrim che è tutto uguale, qua almeno è tutto uguale. Però... non lo so, ti dà l'impressione che... e siamo un mondo post-apocalittico in cui queste cose è meglio farle. Ancora sento dei passi, ma voi potremmo essere noi. Ma la robot invece che fine ha fatto? È morta? Ah, è qua, minchia, non la vedevo. Cazzo, non ha la robot, non è illuminata lei. Non vedo nulla, non vedo nulla. Potrebbe non esserci niente, potrei essere venuto qui per niente. Però voglio fidarmi del mio istinto da looter. Che succede? Ma è esplosa? Mi sa che è esplosa. Bene, ah no, ma è il punto dove sono salito prima, sono un coglione. Era effettivamente il punto dove ho salito prima. C'è qualcosa di rosso lì. Ah, ci sono... ah già, ci sono quei cosi. Questi sono posti che le macchine attaccano. Non so perché, non so per come. Però noi li ammazziamo e li liberiamo. Informazioni sulla mappa sbloccata. E possiamo salvare, sono punti di salvataggio che dobbiamo sbloccare ammazzando le macchine che li attaccano. Possiamo anche dare i messaggi se fosse. マップデータを入手システムメニュー上で表示可能。マップデータ。セミリピアンタ。衛星から取得できる解像度が荒くて、あまり正確な形状が把握できないんですよね。新しい衛星が配備されるといいんですけど。大体わかればいい。マジュミセラティプングリマルデロ。特殊ですね。トゥビーは。なん、プロメトに手に入っちゃう。Come dici tu? Basta inciampare nei cespugli. Cazzo, combatti contro macchine a forma di edificio ed inciampi per quattro fronde. Qua non mi conviene esplorare molto perché non posso fare effettivamente molto. Ma... non è questo? Mostra un'icona nell'area dove vuoi pescare. Aspetta, l'icona è questa? No, queste sono le macchine, credo. Ci sono le macchine queste. Allora qua potrei pescare ma non pescherai nulla. Questo che vuoi dire? Che cavolo di fronde. Seme dell'albero, dei giganti? Posso far combattere i mob contro gli invasori? Ci sono invasori? Ah, qua mi sento molto in un altro gioco completamente, a dire il vero. Non si può salire queste rocce, ok. Sì, qua mi dà la notizia che puoi pescare, ma che in realtà non serve a niente. Vedo delle cose rosse. Ah no, le cose rosse basta, sono punti di salvataggio. Invece qua c'era l'obiettivo che era il campo sopravvissuti. Accampamento resistenza. Dai.
ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。リーダーは lei。 OK、 prima fammi depredare un po' la zona。 ah、 qua cambia。 OK、 sciacallaggio。 sì、 ah、 c'è un giro in fondo。 ah、 non posso andarci in fondo。 OK、 non posso scendere。Ok, tipo qua posso andare? No, anche se c'è un tizio con cui potrei parlare non posso andarci lì. Ottimo, dai. Qui posso, bloccata. Quando troverò... Fa culo. Quando troverò dei grimaldelli immagino saranno per aprire ste casse. Sarà la prima cosa che voglio fare. Anche qua ce n'è una, toh. Vorrei aprirle. Oh, questa posso. Esca per animali. Ok. Cazzo ho visto qua? Oh. Voi siete le nuove unità Yora? E allora andate a incontrare il nostro capo. Sì, ma perché c'hai... Ma la indossi o è tua? Cioè... Perché gli occhi li sbatte comunque, non so se è la sua testa o no. Spero di no. Ah, stato sbagliato. Tu sei... Numero 2. Conosci 2B? Tu mi conosci per caso comunque, Anemone? Tu mi conosci? Noi, proprio noi. Dai. Oh, sono un po' di gente con cui parlare. Tu? Devi essere un membro della squadra Yora. Ho sentito che è successo. Vendo armi nel caso ti dovessi interessare. Mi interessa perché sicuramente ne hai di migliori della mia, ne ho una sola. Che tipo di armi? Fondamentalmente ricostruisco e riparo cimeli del vecchio mondo. Anche se a dire la verità i miei attrezzi sono messi male al momento. Se riuscissi a far funzionare il dispositivo di manutenzione in quella scatola degli attrezzi, potrei ricominciare a riparare e vendere armi. Sei davvero messa male. È vero, e come potrei immaginare le riparazioni sono delicate, non sono così delicate, non sono il mio forte. Aiutiamolo, sono missioni secondarie. E le missioni secondarie mi hanno sempre insegnato che sono utili. Quanto poi il tipo di manutenzione è andato in cortocircuito. Probabilmente un carico eccessivo. Penso che 4 gadget complessi potrebbero essere sufficienti per riparlo. Cazzo vuol dire 4 gadget complessi? Comunque non lo so. Saranno oggetti. Perché mi ricordo che era stupida sta cosa, però saranno oggetti. Gadget complesso può essere uno smartphone, per dire. Che cazzo ci ripari questa fare con uno smartphone? Non lo so. Ma comunque, si dice che si trovino nelle rovine della città, ma ho sentito dire che quel posto pullula di macchine incredibilmente aggressive. Va bene. Parliamo ancora l'altra gente. Progresso missione secondaria. La tua missione secondaria è stata aggiornata. Puoi verificare i progressi effettuati tramite la scheda missioni del menu di sistema. Oh. Grazie. Benvenuti, benvenuti! È sempre bello accogliere nuovi clienti. Sono mercanti di fornienti di resistenza? Proprio così. Ognuno di questi oggetti è realizzato a mano da parti abbandonate e roba presa dai cadaveri dei nemici. Dai, passiamo agli affari. Come posso esservi utile? Acquista, vendi, posso comprare qualcosa di utile? Sacca! Emette un profumo che piace molto agli animali e fa sì che non fuggano. È anche unica, quindi questa mi sa che la devo prendere. La prenderò poi. Vendi cibi inseribili? Intendi quegli affari che potenziano il corpo? Temo di no. Mi piacerebbe tanto vendere i chip inseribili, ma non ho a disposizione i materiali grezzi necessari. Beh, se riuscito a ottenere quei materiali grezzi, potremmo parlarne, ma fino ad allora... Ehi, mi è venuta un'idea! E se voi mi procuraste i materiali? Proprio con questo tono ho detto. Ho una gamba malmessa, vedete?
te la stai... No, in realtà mi sembrano messe entrambe uguale. O forse quella lì... Forse sono entrambe robotiche. Non posso muovermi più tanto. Non lo so. Non potresti riparti la gamba da solo con il lavoro che fai? Ah, mi piacerebbe, ma tutti i nostri componenti sono dedicati allo sforzo bellico. Non posso usarli per me. E già qua ti fa un po' capire che noi siamo un po' stronzi. Spero che stimiate quelle biomacchine. Così torniamo a ballare. Ma fino ad allora mi cercherete quello... Mi cercate quello di cui ho bisogno? Sì, certo. Taglie. Yeah. Oh, grazie davvero. Allora mi servono una molla rotta, un ingranaggio piccolo e un circuito rotto. Ottenete dei nemici nelle grandi aree aperte sulla sinistra quando esci dall'accampamento. Ok. E... ah, anche te. Ehi, tu sei unita a Yora, vero? Mm-hmm. Sapete questo copricapo? Ah, un copricapo e un cappello. Un po' strano, ma va bene. È un casco antionde elettromagnetico. Ah, ok, complottista. Per avere le informazioni non necessarie. Ah, scherzavo. Oh, ok. Scherzava, meno male. Qualcosa ti preoccupa? La telecamera mi dà la nausea. Classico Dark Souls, vediamo un po' cosa dice. Oh, domanda ai genti, conviene fare al negozio di manutenzione. Superano sia di Android che di Pod. Dove devo andare? Cosa devo fare se muoio? È un'ottima domanda filosofica. Subito la comunità Yora viene distrutta. Solamente i suoi dati memorici sono trasferiti in un nuovo corpo. I genti però non vengono trasferiti. Perciò in caso accada dovrai recuperare i chip inseribili del tuo vecchio corpo. Ah, quindi se muoio perdo i chip. Porca puttana, ecco perché li mettono comprabili. Fai attenzione perché se muoio di nuovo prima di recuperare i chip sono persi per sempre. E questo è normale. In breve, sbrigati a riprendere le tue cose del tuo vecchio corpo. Ok. Qua sono i punti d'accesso, sono punti in cui si salva, penso. Il gioco è troppo difficile, penso di poter cambiare difficoltà. E sto divertendo a parlare con te. Vieni a trovarmi qua quando vuoi. E questo è un punto... Non si apre, ok. Penso sia un punto di salvataggio anche questo. Però per adesso non posso entrarci. Quindi immagino di dover andare a fare le missioni. Il mondo di gioco è disseminato di quei simboli. Punti di accesso accuratamente celati che possono essere utilizzati per sbloccare informazioni sulla mappa, sbloccare un'area di salvataggio che ti consente di salvare la, una zona bianca della mappa, che ti consente di salvare la partita del menu di sistema a patto che ti trovi nelle vicinanze di un punto d'accesso. Se ti imbatti in un punto d'accesso attaccato dai nemici, eliminali tutti per riavviare il terminale. Ok. Sono le fasche. Siamo giunti lì. Il momento del tuo contatto preprogrammato. Stiamo a discutere? Madonna, che palle che sei. La gente vuole parlare. Discutere un po', dai. Discuti anche tu. Sì, un po' più simpatica. E qua c'è la zona rossa. Ci saranno dei nemici. Delle cose che devo massacrare. Ok, mettiamola le cose in chiaro. Viva lui! Viva lui! Ho visto questo qualcosa che vuole attaccarmi. Bene. Circuito rotto. Oh, un circuito rotto l'ho preso. Poi... chiave rotta e ingranaggio S, che serve anche questo a lui. Ok, qua c'è qualcosa. C'è un altro punto rosso lì. Qua, nonostante sia armato fino ai denti, penso sia invalicabile. Ah, non sono pietre, mi sembrava un corpo morto. Guarda, i tronchi messi apposta per farti salire le zone. Cosa c'è? Ho visto un'ombra. Ho visto l'ombra. Puttana voi. Muori. E anche tu. E anche tu.
basta un bottino, falle fuori. È un bottino più sgravo che c'è. Oggettino. Convulsività di raccogliere tutti gli oggetti presenti anche qui, ovviamente. Buongiorno voi. Buongiorno. Ok. Informazioni sulla mappa sbloccate. Salva già che ci sei. Messaggi non c'è niente. E devo andare in quell'altra zona lì adesso. Oggetto! Oggetto! Mio! Alto! Cazzo, il loot convulsivo però deve fermarsi un po' ogni tanto. Non è vero. Non può. È impossibile. Ok, di qua non posso passare. Soggetto! Di qua non posso passare. No! Cadere. Quindi i vegetali hanno conquistato gran parte dell'area centrale. Ah, sono ok. Bloccato. Aspetta, forse posso salire di qua per una cosa utile? No, sono di nuovo qua. Perfetto. Questo la posso salire invece? Sì. Perfetto. Di qua immagino di poter superare... Oh, robot, aggressivi? No, e non voglio ammazzarli. No! Vabbè, sono arrivato più o meno dove volevo, immagino. Ah, ho superato la barriera che c'era lì. Se è quella, mi sa che se ho ancora in mente giusto come sia fatta la mappa, dovrebbe essere quella barriera di prima. Dovrebbe. Non lo so. Spero di sì. Ok. Ah, eccoli qua. Urca! Ah, vedo che siete ben armati voi. Ho capito cosa è quella schivata lì. Oh, giusto, sono anche le esecuzioni. Che perché no? Molto carine le esecuzioni. Questo? Gadget complesso. Ah, ok. Sono queste cose che devo recuperare. Questo è fuori dall'area. Infatti non c'entra niente. Quindi sono tutti qua e devo trovarli. Forse quello? Mi sembra fuori dall'area anche questo in realtà. Però potrebbe essere dentro per un pelo. Invece no. Tu? Ok. E questi due immagino quindi. No. Rame grezzo però. Forse anche prima era rame e non ramo. Ho letto male io. Ah, eccolo questo, immagino. Ok. Sì. Torniamo indietro. Anche perché qua ho già ammazzato delle cose più grosse di prima. E va bene, c'è un oggetto là in fondo. Ah, senti. Se metto ovviamente a raccogliere tutto, non finisco più. Mamma mia, le corse. Cazzo! Ma è bloccata? Sì, certo. Dai miei calci sicuramente non è bloccata. C'è una cassa anche lassù! Mi sa che questa... No, forse questa non è bloccata. Meteorite! Sti cazzi, aggiungo io! Aspetta, ho avuto veramente un meteorite? Ah...
un pezzo di meteorite caduto dallo spazio. Meteorite un paio di coglioni, questo è un pezzo di astronave, probabilmente. E bene, comunque. Vai, muoviti in avanti. Sono già buttato in avanti proprio per farti planare da solo. Ok. Buongiorno. Buongiorno. Credo che bastino per rifare il tuo dispositivo rotto. Allora che ne dici? Sono tornato dall'opera a quanto pare. Tutto malissimo. Devo vedere sentirlo. E come? Dopotutto io faccio questi temi per tenere sicuri i miei amici. Bravo tu. Anche stavolta mi chiedo, e se le mie armi facessero solo morire i miei amici più in fretta? Che filosofia, amico. Ah, lascia perdere, finta che non abbia detto niente. Certo. Torna tra un po', ok? Dovrei avere un po' di roba nuova per te. Hai fatto un rapporto sulla richiesta dei mercanti di armi. E se ti parlo già adesso? Ehi, sei tu. Oh, quasi dimenticavo, ti ho ancora una ricompensa. Volevo ringraziarti per avermi aiutato a rimettermi in sesto. Quindi ti ho preparato dei materiali di potenziamento. Blocco arrugginito 5, pelle di animale 5, cristallo 5, 5.000 gold e 50 esp. Va bene, vuoi provarli? Dai, ci puoi scommettere. Cosa posso comprare? Armi che fanno pure un male dannato, mi pare. Spadone decorato con i re degli animali. Antico sovrano, spada che manonava inquieta. Ah, c'è anche il simbolo di cosa sono. Queste sono spade e questo è uno spadone. Spada decorata con i re degli animali. Molto belle comunque come armi. Potenziamento, patto virtuoso. Minchia se la potenzia anche tanto. Però 150-180 come arma base. Già questa è... Questa fa più male. Questa fa più male. Mi dai come mi serve una mano con le armi. Ma non ho visto se posso vendere. Posso vendere? Ho detto un'altra cosa nel frattempo. Allora, intanto i recuperi li tengo. Questi non li userei mai, quindi li vendo. E scappi animali non so se può tornarmi utile. Questi tu hanno un cazzo, te li vendo a te. I materiali li tengo invece, tutti. Tutti. Appena ho abbastanza soldi vengo da te e vedo se puoi vendermi qualcosa di utile. Ehi, avete trovato i materiali? Fantastico! Ora posso iniziare a migliorare e fabbricare oggetti per voi. Immagino che tu possa usare un po' per sistemare la tua gamba, vero? No. Perché non ci dici cosa sta succedendo davvero? Vedete, è la gamba sinistra che è andata. La sinistra è quella ancora interamente autentica. Lui fa male la gamba sinistra. Ma è quella destra che è messa male. Non ho capito. No, aspetta. La sua gamba destra funziona e la sinistra quella vera che gli fa male. Ho riparato questo vecchio corpo centinaia di volte nel corso della guerra. Ho cambiato i miei componenti qui tante volte che ho perso il conto. Ma questa gamba sinistra, non è mai stata toccata. Quindi se la dovessi sostituire, cosa accadrebbe? Cioè, sarei ancora io? Oppure... Fai questo discorso a noi, che ci facciamo saltare per aria, perché... per far detonare i nemici, e poi ci ricostruiamo da zero. È un po' strano farcelo a noi. Comunque un problema mio, non volevo annoiarvi, è un problema anche nostro. Ma noi restiamo noi, probabilmente, se i ricordi restano giusti. Presto dovrebbe arrivarmi del materiale nuovo. Passate pure a trovare quando potete. Chiave deformata, ambra, recupero M, 3000 G e 50 ESP. Se parlo di nuovo con te puoi già comprare roba, giusto? Ti serve qualcosa? Ovvio. Che vendi? Oh, questi sono nuovi chip. Aumento PV. Allora, questo l'ho preso perché è un oggetto unico. Infatti li hai esauriti. Poi Accaudionde sonore non me frega particolarmente, però forse lo prendo. Potenziarmi. Li prendo di tutto in realtà. No, no, cosa fai? Oddio. Questo probabilmente è inutile. Almeno, no, è da fuoco, non elemento, da proiettili. Ok, allora è carino. Vabbè, prendiamo anche questo a sto punto. Torna ancora. Dai. Ne equipaggio subito. Sicuramente si possono equipaggiare anche chip uguali comunque. Oh, Gesù, usa.
aspetta, ma tutto quel, quella parte di attacco lì aumenta la potenza attacchi armi del 2%. Quanto cazzo ha occupato potenziarmi? Ma un botto, uno sproposito. Vabbè, per adesso va bene, tanto non ho altro da inserire, se no lo vendo. Cioè, cosa c'è? Una cassa. Recupero S. I recuperi salutari mi saranno molto utili. Ci usiamo un po'. No, no, no. D'accordo. Ma pure qua c'è il jukebox di Code Vein. Ma... E tu che hai da dire? Così riesci ad ascoltare della musica, non credi? Sì, lo sapevo. Tieni, prendi questo. Questo è ciò che viene chiamato un jukebox, una macchina che suona musica. È possibile riprodurre la musica se si dispone di dischi. È a tua disposizione. Ottenuto dati di... dati audio 1. Quale musica vuoi ascoltare? Normale. È la musica che c'era già prima, perfetto. In effetti avrei anche noi una richiesta da farvi. Ultimamente abbiamo ricevuto numerose segnalazioni delle comparse di biomacchine pericolose nel deserto. È strano e temo che possa indicare un problema più grave e generalizzato. Vi dico che voi Yora abbiate un buon occhio per i dettagli. Potete indagare sulla faccenda e scoprire tutto il possibile? Dai! Grazie, sempre di poter contare su di te. Avviserò i nostri alleati nel deserto del tuo arrivo. Fai attenzione là fuori, d'accordo? Va bene. Questo è ancora inutilizzabile. Scusa, salvataggio. Ah, è da sbloccare anche questo. Pirla io. Sempre messaggi di prova. Dicevo, è utilizzabile? Non si apre, no. Perfetto. Messaggio. Invasori in teoria, però non fanno niente di male. Anche la gente qua attorno non è che li ammazza e basta. Cioè, ci deve essere un motivo se anche loro non lo fanno. Ah, voi siete negozio? Sì, io avevo. Ho sentito parlare di voi. Una nostra compagna. Ah, questo parla però. Aspetta, non potete rifugiarvi da nessuna parte. Grande. Ok, per di non fare sovrapprezzi perché posso comprare robe solo qui, eh.
Aumenta potenza attacchi e abbattimento del 2%. Evita di percolare con 80% PV o più. Contrattacco con tempismo perfetto. 120% potenza attacchi carica. Contrattacco mi piace. Io lo prendo. Magari lo equipaggio anche. Il resto no. Se fosse tolgo quello lì che occupava 10 miliardi di spazio. Mi sa che devo personalizzarlo a mano. Attacco. Ah, mi ha messo contro attacco e mi ha tolto potenza armi. Ok. Sì, va bene così allora. Guarda che ci sono. Uso un oggetto curativo perché ho visto che non sono proprio al massimo di salute. Questi qua così non vanno sprecati. Un bel cambio di ambientazione. Consiglio dell'umanità, ho un messaggio per tutti quei valorosi androidi che combattete sulla superficie. Lo sforzo bello contro le biomacchine è in fase di stallo. Beh, mi sembra perfetto. No, tranquillo. Non so che dovrei ascoltare il suo messaggio, però ho visto quest'attore di stronzo. Ma che figata di colpo! Io ho spaccato le garrette e poi gli ho dato un calcio in faccia, bellissimo! Ah, ecco, di qua si saliva, avevo visto la cassetta qua sopra. 1000 gold, bene. Ci sono altre torri di stronzi per caso? Sì, una! Puttana! Ok, posso benissimo colpirli e li spacco, quindi. Beh, bene a sapersi. Ho verticalizzato, non l'ho colpito e basta. Ok. C'è niente qua, davvero? Non mi fido! In realtà mi sa che non ci arrivo neanche planando lì. Perché planare vuol dire solo che cado più piano, ma non vado lì. Figurati. Allora, mi grezzo. C'è un po' di gente qua da ammazzare che sicuramente mi vuole attaccare. Boom! Ah, si esplode e fa esplodere anche i nemici attorno. Ok. Questi... no. Sono più resistenti per caso. Oh, livello. È un nuovo livello buono. Voglio esplorare un secondo qua attorno, tipo qua, che mi indica che c'è una zonetta, ecco. Perché mi sta di agguato questo angolino? Non è un agguato, o sono prevenuto. Ma per vedere la mappa come faccio? Ah, ecco qua. Sì, bene, non mi stai dicendo quello che vedo sulla minimappa, però. Immagino che potrò vedere cosa c'è qua. Lì sopra è un punto arrivabile, mi pare di vedere. Recupero S. Tutte le cure le prendo molto volentieri. Caverna angusta. Posto perfetto. Ustra! Struca!
Dove stai andando tu? Dove vai? Ma... incarica. Incarica e basta questo. Muori. Beh, è un mini posto per quale motivo? Posso salire lì forse? Vedo un passaggio lì. E come cazzo ci arrivo? Forse non posso arrivarci per adesso? Forse posso arrivarci da qui? Mi sa che non posso arrivarci da qui. Perfetto. E proprio un'ultima volta per sicurezza, perché non mi fido. No, non ci arriva mai. Quel coso è interagibile. Se è interagibile viene quasi da dire che posso... non sembra subire danni. Ok, allora viene quasi da dire che posso arrivarci da dietro. A questo punto. Quindi possiamo di qua. Voglio vedere tutti gli angolini che ancora non ho visto. Qua ho visto. Lì no. Questo angolino qua intendo. Posso entrarci? No. Sempre stato un po' stupido, ma potevo anche provare. Ecco qua, volevo vedere. Che cazzo è qua? Cazzo, sono finito! Buco del culo della terra, sono finito! Ok. Un po' di oggetti. Lì ho consumato. Aspetta. Forse... sono arrivato dritto a quel punto? No! Sono in un punto che non ho ancora proprio visto. Niente, tu sei... o tu sei apribile invece, non mi sembra che hai blocchi. Oro grezzo. Gadget complesso. Quindi li posso anche trovare senza che siano oggetti da missione, quelli. Ho trovato tutto qua? A parte quella scatola lì che non posso aprire. Dove cazzo sono sbucato? Ah, sono sbucato da qua sopra! E da qua sopra dove sono però? Dove minchia sono? Ah, qua dove dovevo andare per la missione, quindi sono un pochino più avanti. Quello l'ho visto e non me lo lascio sfuggire. Un guento antivolt. Ok. Ah già, il contatto con... non ho ben visto cosa fa. No. Oh, devo contattaccare io sparando. Aspetta, fa vedere. Sì, contattacco io sparando un colpo di cannone. Bello. Comodo. Devo vedere se... però è solo un contrattacco con il cannone o se posso contrattaccare anche con un colpo fisico. Ora, come siete morti voi? Facciamo che uno di voi lo recupero e l'altro lo porto con me. Che può essere utile. Peccato per Chloe. Oh, porto dito con me Chloe. Daglie. Queen B. Ti spiace muoverti?
Ok, ma com'è che sono morti tutti qua? Cosa un po' mi preoccupa, dire il vero. Beh, li ho recuperati, quindi ok, però non so perché e come siano effettivamente morti. Facciamo che non importa e che non voglio scoprirlo nel caso. Ai, ho schivato la cosa sbagliata. Calcio nel culo! Muori. È spettacolare, non siamo contenti. Erano morti in una secondaria. Ah, ok. Immagino ci sia una secondaria qua, allora. Allora, non è... più avanti ci saranno robot più forti, allora. Buono a sapersi. Questa non è ridotta male come l'altra. Sì, è ridotta male come l'altra, invece. Quando muoiono, se no, ti perdi tutta la pelle. E... penso di poter salire. Sono sicuro di poter salire. Forse da lì? Dritta! Brava. C'è un modo più comodo? Probabilmente sì. Muori. Non vedo niente. Muori, muori anche tu. Ok, perfetto. Aiuto. Esplode. È morto, non importa. Si caricano sti colpi. E anche in fretta se non c'ho nemici. Oi, calma. Ah. Ok, per un po' qualche gold. Devo recuperare i bolt. Ok. Qua non c'è più niente, quindi tocca a loro morire. Ciao. Ti ho... non è che l'ho solo colpito e l'ho smezzato, l'ho storto anche. È un po' un equilibrio precario, tra l'altro. E voglio tornare in quel punto in cui sono caduto prima, però. Perché ci deve essere un altro... ma c'è un'altra via sicuramente. È qua dentro, no? Sì. Perché non ho visto cosa c'è qua sopra? Un oggetto. Ma anche qua c'era roba, mi pare di aver visto. Dall'altra parte in cui non sono andato. Ma intanto qua. Cos'è? Non posso aprirlo, vero? Quando avrò ste chiavi sarà molto utile. Sono chiavi sicuramente o grimaldelli, cose per scassinare. Infila. Bene, se beccaccio quello giusto. Mi sa che il contrattacco però lo è solo con... il Perura. La potrei prendere secondo me con 95. 95 cosa? Livello? Ah, con 9S! Ho detto 95 per sbaglio. Ah, perché poi puoi usare 9S in un'altra run? Ok. Scusa, però c'è un 9S adesso, perché non me lo apre lui comunque? Troppo comoda. Anzi, troppo imbarazzata da chiederglielo probabilmente. Me la apri, per favore. Apri. Altra esca per animali, ok. Sono un po'... è un po' pericolante qui, eh. Non è un posto molto gradevole per stare. Perché non lo puoi usare visto che utilizzi i ciubi? No, sì, ok. Però è con me. Cioè, almeno, se non è qualcosa di strano, è lui, in teoria. Gli dico, vuoi aprire sta porta? E lui, c'ho voglia. Probabilmente la risposta è quella. Ok, questo è un altro punto d'ingresso, perché... no? Sì, è un altro punto d'ingresso, non ne ho arrivato da qui. Sento passi grossi!
Bravissimo. La pedata. È bravissimo anche lui, eh. Perfetto. Aspetta qua, sei qua tu vivo. No, 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 dove vai? Non volare a fanculo senza essere ancora morto. Buona. Manca poco a salire di livello, ho visto. Ho visto male. Tengo ancora un nemico allora, così salgo. Ok, qua mi ricollego dove ho prima, tra l'altro. Qua c'è la porta che non posso aprire. E non sono andato qua giù, forse. No, qua giù non sono andato prima. Non voglio andare laggiù. Oh sì, no, di qua sono andato. Questo scrigno aperto, giusto? Sì, apertissimo. Nada. E allora devo andare dall'altro lato. Di qua. Vedo delle macchine lì. E anche loro vedono me, a quanto pare. Ok, mentre sparo laser non posso schivare molto efficacemente. Dovrei curarmi. Dovrei. Questo è la fine dello scontro. O bastava salire di livello, ok. Questa è una cosa che non avevo visto prima, non ero sicuro. Però effettivamente posso curarmi salendo di livello. Ok. Di qua dove sbuco però? È un'altra zona ancora che... manca da vedere? Probabilmente sì. Su. Devo premere la cosa in direzione in giù per prendere la cura. Ah sì? Vuole sapersi! Io sono sempre andato per aprire i menu. Che immaginavo ci fosse un tasto rapido, però non me l'ho mai visto. O me l'hanno mai detto. O non ci ho mai fatto caso io, è più probabile. Che di qua esco di nuovo lì comunque. Voglio vedere dall'altro lato ancora cosa c'è. Adesso appena mi becco del danno mi curo. No, perché nel tutorial, tra l'altro, la cura è automatica. Cioè, appena subisci troppi danni ti curi in automatico. E questo mi faceva quasi sperare che fosse sempre così. Cioè, che se io avevo l'oggetto di cura nell'inventario, poi ti curavi in automatico tu, quando ne avevi bisogno. E invece no. Che... sarebbe stato un po' troppo forte. Un po' uno spreco di risorse. Anche perché... ah, c'è un oggetto lì, non l'avevo visto. Un po' uno spreco di risorse perché se tu sai che stai per salire di livello come me adesso, e sai che ti cura salire di livello, non usi gli oggetti di cura, ammazzi qualcosa per salire e le cure te le tieni per un'altra volta. O magari c'è qualche missione che dice non usare oggetti di cura, qualche solito trofeo strano che può tranquillamente essere. Ipotizzo che di lì non ci posso andare, dai. Penso di aver esplorato tutto il deserto, quasi. Qua dentro ancora... qua sotto, non dentro. Se ci posso andare sotto, sì, ci posso andare. Ecco. Un oggetto sicuramente c'è. Oppure la mia... istinto da fanculo, perfetto, non c'è niente. Preoccupati solo con le cure e il chip autocura. Che è un chip che non ho ancora trovato. Devo trovarlo in fretta perché sarà molto piacevole averlo. Non so quando si sblocca, vedremo. Lo vedo vivendo. Ah, ciao. Non è ciao di voi. Jackass. Piacere, Jackass. Personaggio completamente a caso, però, quindi... Mi sembra che lo faccio vedere anche cosa fa, infatti. Dai, aia! Io fino a questo punto ci avevo arrivato, comunque. Poi ho ricominciato da capo. Puoi comprare anche l'accampamento della resistenza. Come puoi comprare l'accampamento
E che ci fai con l'accampamento della resistenza? Cioè, non è come un affitto, spero. Proprio, ah, ci già sono messi di... Stai ferma. Già sono messi di merda. Mi metto pure a comprare per farvi pagare l'affitto. Mi sentite pure stronzo. E gente che non ha tempo da perdere, amico. Chi farebbe saltare in aria... Ehi! Hey! Io farei saltare in aria una porta con della dinamite, se ne avessi la possibilità. Oh, c'è un elemento questi, sono più resistenti. Una grandissima stronzata. Vogliono farci credere di essere più resistenti perché hanno l'elmo, in realtà serve una ciola. Questo, anche questo mi ricorda Shadow of the Colossus, la zona del deserto dove affronti tipo il drago volante. Molto. Yeah! Devo scivolare sulla sabbia. È comodo scivolare sulla sabbia, è discesa e stando attenti che non combattiamo. Nemici in avvicinamento. Ci sto avvicinando noi nemici in realtà. Non è vero. Ma perché hai messo loro, ignorante? Ti sto prendendo la mia, probabilmente. Tu muori, tu muori. Un po' di oggettini. Penso di dover andare in tutti questi punti e uccidere tutto. E anche prendere oggetti finché posso. Non è che si stoppa nel momento in cui tocco. Qua c'è altra gente che sbuca, immagino. Sì, più o meno. Ok. Calmo, calmissimo. Scusa, non ti avevo visto che c'eri ancora tu vivo. Eri è accurato. Fermo, voglio prendere gli oggetti. C'è anche un controllo di mappa lì? Beh, tanto vale controllare. Tanto ci devo andare comunque fin là. Ma non è che i nemici in avvicinamento sono quei così là. Mi cerchiano per caso, no. Spero. Ciao, robot. Biomacchine. Robot è riduttivo. Non voglio essere offensivo. Ok, informazioni sulla mappa sbloccate. Salvo, messaggi, equipaggiamento perso. C'è una cosa che ho dimenticato di dirti prima che te ne andassi. Secondo i nostri analisti, le tue andate perse durante l'infiltrazione nella fabbrica abbandonata si trovano ancora in zona. Ti ho indicato l'ubicazione presunta, recupera la prossima volta che ti trovi nei paraggi. Ok, penso si tratterà di molto più avanti però. È tutto, ok, e... corrispondenza programmata a tutti gli androidi. Sono trascorsi 1000 anni da quando noi umani ci siamo rifugiati sulla Luna. Ribadisco che mi ricorda tantissimo Darling in The Franxx per ste storie, ma va bene. Da quando noi umani siamo rifugiati sulla Luna, e benché la guerra sia in stallo, sappiamo che la nostra sicurezza è l'unico modo possibile per ringraziarvi per i vostri valorosi sforzi. Vi chiediamo di continuare a impegnarvi al massimo per riconquistare la Terra e depurarla dalla piaga delle biomacchine. Gloria all'umanità. Sono sempre convinto che queste storie ci siano delle stronzate dietro mostruose. Darling in the Franxx era un'altra parte di storia. Qua secondo me è ancora diverso, anche perché sennò sarebbe plagio. Cazzo, robottini. Calmo! Calmo! Ah, vabbè, ci manderò per quella la secondaria. Ah, sì? Ah! Ma non so bene dove sia. A dire il vero, anche per quello non ci sto andando. Però c'è, magari ci andrei subito. Sì, questi però c'hanno il... Non lo devo dire, perché mi ricordo una cosa, che tenere le cose in questa maniera qui.
Bravi. Yeah. Di cadaverazza, c'è il concetto là in fondo che non ho recuperato prima. I bulloni, i bolt. Ma tutto il deserto è esplorabile poi. Minchia, ora sì che ho si sta accumulando un po' di sabbia. Forse non è il caso. Potrebbe essere esplorato più avanti. Ora forse non è proprio il momento. Ok, è passata. È stato un attimo di paura. Ecco, mi chiedevo perché non stessi scivolando qua. Un sacco di gente stronza qui mi pare di vedere. Sì, soprattutto gente volante. Io... francamente vado a fare la missione. Poi se voi vedete che... ma tu chi ti ha detto di venire a rompere i coglioni? Prima ammazziamo uno. Focus. Ok. C'è un altro qui. Vabbè, una macchina piccolina. Che cosa c'hai? Pianta di sparare. Rompi palle. Rompi palle. Rompi palle. I dadi. I dadi, le viti. Oh. Questa l'avevo notata. Difesa distanza S. Solito discorso. Non mi dimentico sempre di averci questi oggetti. Li venderò. Di qua. Anche di qua è vicino all'inizio. Se ho fatto il giro come immagino, dovrebbe essere vicino all'inizio qui. Ah no, aspetta, mi sa che è una nuova zona invece. Allora prima vorrei andare a vedere qua ce l'ha. Riesci a salire qua sopra per caso? Sì, dai. Ma sì, la gravità non è un'opinione in fondo. Ora, la gravità è un'opinione dirlo a loro... non ha senso. Paura? Sei sicuro che mi attaccate comunque? È venuto L3 assieme, no? Non è il caso, l'ho visto per un attimo cosa ha fatto. Stavo mostrando cosa fare. Si metteva la tua istruzione e sono tenuto per 2 secondi, ok? Esplodete! Che fai tu? Spingi! Ai, testardo maledetto! E muori, ok. Finiti? No, ce n'è ancora uno. Cos'è? Provocazione più uno. E velocità movimento. Velocità movimento può essere caricato. Farli dopo averli sconfitti. Esplodo all'istante dopo averli sconfitti per caso. Sento gli strilli, è quello. No, come non muori? Aspetta, che non ho. Ho paura. Voglio vedere prima di salvare. Prima di salvare se riesco. Anche se ci sono, voglio. Giusto. Personalizza. Ah, ecco, me l'ha messo. Giusto per vedere cosa mi ha messo d'attacco, perché lo faccio automatico, ma... no, non voglio questo. Voglio questo. Ah, ma perché mi toglie quello di velocità? Ok. E proviamo. Mamma mia, mi viene un'ansia.
Vai, proviamo, massimo ritorno qui, dai. Sì, comunque crepo. Ah no, resta in mutande, giustamente. Mi sembra ovvio. Il minimo. E mo che succede? Ma è solo per farla restare in mutande, praticamente. Basta curarti. Ok. Wow, comunque. Aspetta, forse non serve neanche... Sì, serve qua, perché c'è quelli là che mi fanno male. Ma... Ah, questo! Cioè, praticamente, fare la detonazione serve soltanto toglierti il vestito? Sì, no, non muoio, però... Ma bravissimo lui! Ma serviva comunque lasciare fare questa cosa, immagino! Ah, lui non doveva ammazzarlo. Credo. Si sta scappando, quindi immagino che... C'è un motivo. E quale sarebbe? Cioè... Vado più veloce, sono più abile a schivare, perché il vestito ingombra. Zona residenziale. Ok? Oppure magari c'è... Ai equatori piacciono le donne. Ma non me ne ero accorto! Come ho detto prima, a parte che lui c'ha i pantaloni di merda. Ma... Se hai i pantaloni, per questo non si vedono nemmeno. Ma nella base Yora ci sono soltanto ragazze. A parte lui. Cioè, un po'... Questo è il motivo. Benissimo. Sì, come c'è anche il trofeo che devi guardare il culo praticamente, poi se la prende. Cioè, se... Non so, adesso si riesce a fare meglio tanto come trofeo, se io devo stare così... Lei se la prende a un certo punto, se la stare in questo modo, dovrebbe togliersi. Credo. Tipo così. Se non ti muovessi tu, te stessi fermo dove sei... Penso si sia... È nervosità lei, cioè non l'ho mossa. Vabbè, andiamo. C'è una cosa che so di mio automata, è il culo di sta qui. È una delle cose che, anche se non conosci il gioco, quello lo sai che esiste. Maschera antica? Materiale? Una vecchia maschera abbandonata da una biomacchina. Ah, le maschere che sono loro addosso, ok. Buongiorno! Contando che non mi ha fatto niente danno, potevo anche non curarmi. Ma se io crepo, Nines puoi farmi tornare in vita? Non lo so. Salva veloce. Siamo arrivati ad Agra, ma comunque la musichetta è quella. Pia oggetto. Intanto col vestito non lo noti come si piega per raccogliere gli oggetti. Questa non la posso aprire, no. Nesse non muore se muori tu. No, non è quello, nel senso se io muoio, Nesse può farmi tornare in vita? Cioè può... fare tipo una resurrezione, ripararmi sul momento, o comunque crepo. Tipo, no, ok. Ci sta, quello è un po' troppo... Codvain ci ha fatto vedere che è un po' troppo potente come situazione quella. Beh. Ok. Ah, peccato. Pensavo di continuare a salire per prendere oggetti, invece... No. Magari c'è un oggettino nascosto in questo modo. Anche se probabilmente c'è. Che inquadratura! Stavo nell'edificio. Scappa, scappa.
Se no sarebbe troppo... troppo OP. Sì. Ma è una delle cose infatti OP di Code Vein, alla troppo forte. È una delle cose sbagliate di Code Vein, che tu puoi continuare a morire, combattere finché non crepi, e poi c'è il tuo alleato che ti fa ritornare in vita, e poi scappi per un po' finché non hai di nuovo quell'abilità pronta e sei di nuovo invincibile praticamente. Ai. Ma ho meno difesa così? O sono loro che vanno più male? Mi sa che sono loro che vanno più male di quelli che c'erano. Devo non curarmi, vi spedo. Via, ancora. Esplodi! Bravissimo. Ti bene! Cos'è quello? Prima i piccolini, prima i piccolini. Vacca! Si sta completando male! Si sta completando molto male! Che cazzo sei tu? Stai buono! Via, 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 che calpesta! Lo so cosa fate voi! Che calpesta della merda! Stronzo, bastardo, esplodi prima possibile! C'hai degli occhi sul pene! Se c'ha un pene... no, non penso. Vabbè, diciamo che c'hai degli occhi sul pube. Su quello che dovrebbe essere il pube. Non è che mi esplode adesso! Esploso, non so se avrebbe fatto danno. Dati unità aggiornati. Attacco carica più 2 ottenuto anche, ok? Oh, un altro cadavere, non l'avevo visto. Stavolta però non mi prendo potenziamento, me la porto dietro. Non fanno danno le esplosioni. Oh, ok, buono a sapersi. Cioè, io scappo. Scappavo per sicurezza. Poi presumevo che se i piccoletti non facevano danno. Un altro. Se i piccoli non facevano danno, comunque neanche quelli grossi lo facevano. Era solo idea mia per sicurezza. Ok. Sono gente che è morta contro quel coso. E capisco in realtà che se non hai almeno un minimo di manualità con i giochi simili... Che c'è? C'è ancora lui che scappa? Che vuoi? No, non da questa parte. Vabbè, se non hai novità con giochi simili come anche su Isaac o Gungeon, un po'...
Attacco caricato più 2, non li faccio molto ma lo tengo. Resiste al 500 di danni inflitti con EPV. Questo mi piace. Questo mi piace. Questo se posso sostituirlo sarebbe anche meglio in realtà. Però per il momento non saprei. Cerco di parafare piuttosto. Quello della cura è troppo utile. Quello della cura è un ruba vita. Anche 5% non è neanche poco. Ce ne saranno sicuramente di più alti più avanti. Questo continua a scappare nel frattempo. Però 5% per iniziare non è mica male. Ah, sì. Poco da avere. Un ragazzo giusto ha mostrato carenza difensiva in deserto di ombre. Ok. Ah, mi aspetto sempre che quella schermata passi da sola. Vieni con me. Tanto questo. Questo mi sa che è un ragazzo, quindi. È un altro. O non lo può. No, questo non è interagibile. Porca vacca! Aia! Bastardi! Ecco come sono morti tutti questi poveracci! Esattamente come è morto quello! Figlio. Ok. Cos'è? Cosa fanno quei? Ok, io non guardo. Ho capito cosa stanno facendo. Non posso passare oltre senza guardarli, sti qua, vero? Ma cosa. Dai! Devo andare. Sono già nel posto giusto. Sti imbecilli. Un attimo che mi sta. Ah, ok. Oh. Non sono ancora filmato. Bastardi. Tanto fare le cose stupide voi. Cose sconce. Non mi vuoi? Ah, un attimo però, che cazzo c'ho nell'occhio? Una ciglia di merda c'avevo. Ok. Esplodete. Certo. Facciamo il contrattacco allora. Sì. Non mi sembra che stiamo finendo. Anzi, quanti cazzo ce ne sono? Oh, merda. Bene, sì. Non può continuare così, stavo dicendo, mi pare. Ah, quella scena mi ha devastato l'occhio. Ne ho visto uno che stava facendo la il sì. Lo sempre fa il vostro caro Dexter, cioè uno che sì proprio. Ci cadono in testa, io mi toglierai da qui o esplodono. No, non fa vedere. Ah, no, no. È un Candy Barbie. Cazzo è. Ma è come. È capelli bianchi come noi, tra l'altro. Questo uno vada bene. E. Sei incazzato? Androidi. Ma io lo massacro. Ma lo sta controattaccando? Non sta facendo niente, almeno sta subendo. Schivare spada. Ah.
Oh, beh, adesso combatte, bastardo! Pacca! Ti calcia adesso! Bravo, schiva! Io c'ho il contrattacco! Ok, mi rallenta un pochino il tempo, a volte quando fa il colpo pesante. Merda. Stronzo! Vieni giù in combatti da uomo! Credo! Cioè, non è manco che noi siamo uomini, però... manco so solo lui. Bene, ci mancavano le esplosioni del caos. Aio, tesoreta. Posso scrivere Raya, no? Sì, perfetto. Posso solo per rivedere. Vieni giù! Bravo! Ai! Stupido io! Ho fatto contrattacco figo! Bravo! Bravissimo! Ho un po' poca vita! Ho visto il cerchio e pensavo fosse cosa che dovevo fare, invece era un cadavere per terra! Ripara! Pessima idea arrivare in mezzo al combattimento, però! Pessima idea! Ho schivato bene! Recupera... questo, perfetto. Dove è finito? Sono livellato! Bene, dove è finito? È morto! Ok. Ho... sangue? Ma... cazzo, l'ho fatto ste macchine? O anguria? Sui 6.000 sangue? Sei un po' cagato se visto, ma non... avete la lama insanguinata, mi sembra una biomacchina. Oh Gesù, questo è Sekiro invece. The fuck? Cioè si rigenera all'infinito quindi? O si è rigenerato una volta? Che cazzo? Va bene, non ho capito ma ok. Che cazzo ha fatto? Via. Perché sono elettrificato? Cosa è successo? Ah, forse per sbaglio ho usato il guido antivolt. K-Pack! Via, via, via! Qua? Sì. Questo cade! Questo cade! Cazzo, se era come quello di poi avevo fortuna. Via, via! Ci crolla la Madonna in testa, ci crolla! Mi fido finché non mi dice che siamo sicuro. Ah, ok. Cazzo fa?
Non mi serve a niente, prendo le cose che mi dà. Peccato per Tony. Oh no, è morto Tony! Però sono sacrificato per vincere contro Thanos, quindi va bene. Ok. Ah, ciao, siete voi. Ok, non so cosa dire. Sono stranito, neanche confuso. Cioè... Vabbè, si scoprirà che cazzo era quella a fare, immagino. Anche perché, classica scena d'anime dove il nemico viene sepolto, poi non è vero. Ok. Oh, grazie. Posso vendere? Posso comprare? Posso comprare? Non mi interessano. Non mi interessa niente di tutto ciò al momento. Anzi, ho 19.000 gold. C'era l'arma che potevo andare a prendere volendo. Aspetta, che dove sono però? Ok, posso ancora finire questa missione e vedere che cazzo c'è ancora dopo. Dopo aver ammazzato questi, ovviamente. Ribadisco, sono molto buono e caro, ma finché non mi attaccate voi. Quindi vieni qua e muori. Ok. Oggettalo in fondo. Ci spiegheranno qualcosa a breve, spero. Insieme ad albero, ancora. Ma... Ferro e grezzo. Di quello li avevo già visti prima. O un'altra zona che non ho guardato neanche prima. Ma qua c'è la macchinetta, quindi qua sono passato. Cioè si rigenerano gli oggetti una volta ogni tanto, quindi... Sì, di questo sono sicuro di esserci passato. Vabbè, buono. Cioè, è un loot infinito alla fine. Sì, di qua c'ero venuto perché c'era la missione. Avevo visto l'angolino dell'albero. Diciamo che non perdo troppo tempo e vado dritto all'accampamento. Qui ci sono macchine... Macchine tranquille ci sono qui. Vabbè, non dico niente. Oh, cervi. Cervi. Due alci, addirittura. Poi vai a fare le alci dei cazzo di biomacchine. Prendi la canna di cervo, bravo. Si è completato questo l'altro? Ok. Sì, fa molto più male questi di qualsiasi altra cosa. Quello si è un po' immobilizzato. Vieni un po' più dritto però te. E ciao. Non sono neanche fatti male, eh.
non è un gioco vecchio, quindi non è male che siano fatti abbastanza bene. Però sono fatti comunque meglio di quanto uno si possa aspettare gli animali. Cioè, se fanno bene gli umani, qualsiasi corpi umani, non ci si può aspettare di meno dalle bestie. Ho cannato angolo. Ok. Sono arrivato. Missioni secondarie. Puoi accettare delle missioni secondarie indicate dal cerchietto, dai committenti in ogni parte del mondo. Committenti mi sta venendo in mente confidante di persona, come sempre. Le destinazioni delle missioni secondarie sono indicate sulla minimappa con un rombetto solo invece che 4. Ok. Non che ne veda nessuna di missione secondaria qua. Salvataggio, trasporto, posso immagino tornare alla nave. Predizione di Giove. Hai sentito parlare della chiaroveggenza di Giove? Le ragazze del settore ricerca e sviluppo non parlano d'altro. Dicono che esaminando colore e forma della grande macchia rossa di Giove sia possibile scoprire il proprio futuro riguardo alla salute, lavoro e amore. Sarebbe fantastico, non trovi? Farò una prova e ti dirò com'è andata. Fa un po' quel che vuoi. Va bene. Ah, eri tu che mi devi armi, giusto? Dagli. Oh, questa volevo da prima. L'arma più pesante che posso trovare. Sì, utilizza. E... ah, forse ho cambiato 7. Ecco perché mi dava fastidio. Mi dava problemi prima. Lo metto come arma pesante questa. Oh, la proprietaria di questo posto me ne manda un po' ogni tanto. Cosa, aspetta, non ho letto la parte prima. Si chiama Accord, è la proprietaria del negozio. Io mi metto a occuparmi della cassa di tenere in funzione i requisiti di riparazione. La vedo ogni qualche anno praticamente. Di solito usa i droni per consegnarmi la roba. Non so dove recuperi questa roba, ma la maggior parte è in ottime condizioni. Se per caso dovessi incontrarla, porta i miei saluti, va bene? Posso potenziare le armi che compri da me. Sono necessari denari e materiali, ma in cambio potrò potenziare le tue armi o fornire loro effetti aggiuntivi. Effetti aggiuntivi non me ne frega niente. Però oggi quando ne avrai voglia. Potenziare ok, effetti aggiuntivi no. Posso potenziare... non questo che serve la pirite. Volendo il patto virtuoso... ma sì, dai, un potenziamento glielo faccio, anche due. Servono oggetti adesso. Io non posso spingermi oltre, ma è possibile che al mondo ci sia qualcuno capace di portare a livello 4. Ah, tu vuoi fare al massimo livello 3? Ok. Per voi stessi vorrei tanto studiare con lui. Ti aspetterò ancora. Ok, quindi fin da lui posso solo portare le armi a più 4, a più 3. Ok. Volevo vedere anche... come si cambia set di armi? Ah, così avevo cambiato armi, ok. Ok, non se la prendono se attacco. Che cazzo faccio? Oh. Ah, ok, minchia, pensavo ti assumo una falciata volante. Bella anche così, eh. Ok, se non la carico al massimo invece ti va la spada in questo modo. Se invece faccio caricata al massimo, rotea. E anche questa fa un attacco... aspetta, questo non l'avevo visto. Bello questo! Attacco caricato più o meno anche da... con l'arma base, con l'arma quadrata. Arma quadrata, cazzo dico. Con l'arma... con l'attacco leggero. Ho visto cose. Che cosa dirmi? Sei tu! Jackass mi ha detto che il vostro incontro è nel deserto. Ottimo lavoro! Non avevo molto da offrirti per svitarci, ma ti ho preparato una stanza. Che sarà quella che avevo visto prima. Oh, esatto. E ha troppo messa in bella mostra. Con la porta troppo messa bene per non essere importante. È il minimo che potessi fare. Che potessimo fare. Usala pure come preferisci. Ehi, grazie. Immagino di potermi riposare adesso, quindi. Riposare mi fa
curare, immagino. È davvero grande. Davvero possiamo prenderci una stanza del genere? Abbiamo permesso, ricordi? Io non te probabilmente rimarremo qui per un po'. Quindi un letto non ci farà male. Allora poi non ci siamo motivo per rifiutare. Eh no. Oltre che per depredare un po' di oggetti. Sempre lo sciacallaggio la migliore delle ipotesi. Questo è apribile. Unguento antivolt. Riposiamo, riposiamo. Salvare anche, perfetto. Dico di sì, ma in realtà devo staccare adesso. Anche perché in 10 minuti, un quarto d'ora, non penso di riuscire a fare molto. Che devo fare adesso? C'è una missione qua. Vedi la mappa, effetto un salvataggio veloce. Ho visto una missione secondaria là, tra l'altro. Adesso un botto di missioni secondarie qua, vedo. Ma il puntatore è uno solo? Sì, uno solo, ok. Lì ti posso andare, in teoria. Ok, voglio giusto vedere le missioni secondarie, che probabilmente è anche meglio farle tutte. Se conosco sti giochi, più missioni secondarie fai, meglio è. Operator 9S. Ok. Parli, signore. Comandante, signora. Slovenia. Ok. Ok, c'è qualcuno che è crepato e vuole provare le scatole nere. Resistance camp de mo onaji yona hanashi o kiita. Mokushou chiten no joufou o setto shimashita. Hoka no androido no hito tachi ga shinpai desu. Hayame ni itta hou ga ii ki ga shimasu. Sì, ok. Più presto va bene, ma voglio prima vedere che altro c'è qua attorno. Qui sono addirittura altri alci, sono alci sti cosi. No, sono cinghiali. Senza vita, ah no, sono pieni di vita, altro che. Aio, cazzo il male! Cinghialetto maledetto! Ok, io so che i cinghiali sono grossi, per carità. Questi sono forse un... No, forse non sono un po' troppo grossi, sono effettivamente così grossi i cinghiali. Porca puttana! Ne sono altri? Io, francamente, ci starei molto attento. Quello non c'è, un'alce quella, ok. Facciamo che... Ammazzo voi, che voi siete molto più tranquilli dei cinghiali. Se hai visto niente, ma l'ho ammazzato con un'esecuzione. Ah, quindi le missioni secondarie, oltre a quelle che possono darmi gli NPC, immagino sono anche semplicemente liberare queste cose. Non ho visto una cosa ora che ci penso. Gli attacchi che mi fanno recuperare HP sono anche gli attacchi a distanza? Se non faccio danno sicuramente non lo scoprirò. Non direi, in realtà. Oddio, può anche essere. Recupero uno ma uno sputo e direi poco. Ok, comunque. Allora, là c'è la missione primaria, non secondaria. In giro per la mappa ho visto che ce ne sono altre di secondarie, però. Tipo qua. Anche se molte mi sa che non sono raggiungibili al momento. Questa molto probabilmente non è raggiungibile. Oh. Aspetta. Posso andare di lì, tipo. E open world già esplorabile tutto. Se fosse sarebbe comodo. Però potrebbe... Minchia. Minchia il ponticello. Ma qua non ci passerai mai. Io, almeno. Lei può anche fluttuare quanto le pare. Puttana.
cazzo ho visto da sotto? Non lo so. Prima che arriva la traccia identica di grandi dimensioni e presenza di armi pericolose confermate. Interessante. Sarebbe quindi che c'è un mini boss qui. L'arena mi ricorda un mini boss. Io francamente non ci vado. No, ok, ci voglio andare a vedere che cazzo è almeno. Ho anche un alleato in più. Mi faranno meno il culo del possibile. Spero. Come no. L'importante è sempre non avvicinarsi troppo. Cos'è questo? Ok, penso sia una cosa importante, ma non me la fa recuperare adesso. Devo ricordare che c'è. Ma... tipo vado qui in mezzo, c'è qualche bordello? Bello. Bello quell'affare. Devo salire forse. Qua è bloccato. Ok, qua niente. Sarà tipo uno shortcut, immagino. Ma ci sono le scale qui, ok. Quel fiore mi ispira tipo collezionabile. Scappare animali. Oh, non c'è niente. E allora perché cazzo ho detto che c'è una biomacchina pericolosa? Ho visto, c'è un passaggio che non ho visto io? Cristallo. Forse posso salire qua? No, non credo. Ok, forse non ci posso ancora andare. Ah. Vedi che mi ispiri molto a scendere qui, mi sa che crepo a scendere qui. Può nuotare sta qui? Perché un po' di scendere mi ispira. Poi mi sa che mi ispira male. Facciamo che se non trovo un altro passaggio ci provo a scendere. Qui non c'è nulla. O meglio, ci sono delle scale ma sono un po'... neanche tanto bloccate in realtà, però non posso arrivarci. Io... provo a fare la stronzata. Ah, non mi ci vuole neanche andare a fare la stronzata, perfetto. Qua... nemmeno, ok, no, non posso. E... ok, allora... probabilmente... qua ci sarà una boss fight in futuro, o comunque qua ci dovrò venire perché c'è quella porta bloccata. Oppure devo tipo sbloccare degli eventi che dice ci sono delle macchine forti, vai a combatterle, gloria all'umanità e stronzate varie. Può essere. Al momento non ho idea. Buono che qua ci si possa arrivare. E il fatto che sotto ci sia quel percorso grigio mi fa venire in mente che potrei saltare e andarci lì. Esatto, ma mi sa che crepo. No, ci sono degli oggetti qua sotto, altro che crepare. Ustia! Livello altino vedo, livello altino. Pessima idea, pessima idea, pessima idea, pessima idea. Qualcuno li va con... dove vedo il mio amico? È lì! Non devo andarci qua, assolutamente no. Ho poi un botto di livelli se riesco ad ammazzare neanche solo una. Questa è una pessima idea comunque. E sono molto convinto che mi sciotta se mi becca.
Usciamo fare fuori! Ok, uno è andato. Mica 2800 di esperienza, mi sa che è un botto. Oh, c'è l'altra gente che sta avvicinando lì. Merda, merda, merda. Non mi sciottano, mi fanno morire malissimo. Vai via! Ok. Aia. Forse era qua che diceva che c'erano delle macchine pericolose? Può essere. Appena esco da questa situazione di merda, mi sa che... Appena esco da questa situazione di merda, stavo cercando di dire prima di vedere questo imbarazzo di AI. E chiudo. C'è un botto di gente là sopra, là di fianco, però. Mi sa che ho fatto un livello. No? Cazzo ci vuole ancora? Adesso vengo a uccidere anche voi, se riesco. Madonna, questa è il 30 addirittura. Aia! Che idea della minchia. Viene lui, viene i piccolini. Prima i minion, poi quelli veri. Ok, questo dovrebbe essere andato. Perfetto. Esplodimeli. No, che vabbè, lo vedi anche lui. Calma, calma, ce n'è per tutti tanto. Calmi. Calmi. Mi chiedo se gli faccio un'esecuzione quanto male gli posso fare. Ok, non importa, tutto dopo. Questo posto non era da venirci sicuramente. Beh, non sono pericolosi per fortuna. Sono nell'angolo, pericolosissimi adesso. Muori. Oh, livellato, grande. Bravissimo. Aio, il cartone. L'anime, scusate. Questo coso è anime. Devo combattere un po' più con coraggio però, sti cosi. Ok. Mamma mia. Non so come l'ho schivato perché non me l'ha schivato effettivamente, però... Quando è il gioco pensi che l'abbia fatto? Questo l'ho schivato invece. Non si manca a crepare, dai! Ok. Questo... questo era semplicemente morto di trama, non è morto online. Bene! Rame grezzo. Ah, per tutto sto modello per del rame grezzo, quindi. Ottimo! Come esco da sto posto schifoso? Qua? Dall'altra parte. Serve anche un punto di salvataggio che non farebbe molto schifo. Forse posso arrivare anche di qua, tipo? Mi sa di no. No, non posso fare la scalinata. Ammetto che è stata una gran pessima idea. Anche se per il momento non ci sono nemici troppo forti. Poi ce ne sono tanti. La mia roba mi dice che sono un botto di nemici qua. Che sono quelli piccolini però. Non è vero. Sono tanti e stronzi. Ok.
O alla volta vanno giù. Aia, Tosora. Brutta schivata, brutta. Non ti combatto più da vicino, ho capito. Te la paghi tantissimo. E invece... Ok, è impazzito perché sono andato troppo lontano, probabilmente ha perso l'aggro e l'ha perso molto male. Boom! Io vorrei andarmene però da qui, anche perché devo chiudere. Ok, bomba! La craniata che ha preso. Ok, devo sputare sempre quel laser lì, perché sennò non lo ammazzo più. Sto usando un sacco di cure. Non importa. Ok, anche tu sei andato. Questi li devo ammazzare per forza o posso cercare di andarmene? Grande, l'apertura lenta, mi serviva l'apertura lenta. Recuperare gli oggetti. Gente morta. Pessima idea, pessima idea. Perché ci deve mettere così tanto a recuperare i cazzo di cadaveri? Facciamo una cosa, va, che qua... dovevo andare di là in realtà. Però qui ci sono degli oggetti probabilmente. Uno, quantomeno ce n'è. Non saltate che mi fate venire più paura. Ok, io adesso scappo. Non dovevo farlo. L'abbiamo preso. Due non ho ancora le tine occupate, per dire. Niente, devo per forza prendere una botta probabilmente. Niente. Sempre così finisce. Giusto il tempo che si avvicina, ti carica il pugno e me lo tira. Bravi, correte indietro, idioti. Via, 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 via. Non si è aperto sto coso. Ah, dovevo... Mi è venuto malissimo, pensavo salissero pure loro. Che cazzo sono uscito? Ok, mi sa che sono dietro dove ero prima. Lì c'è il ponte, ok. Beh, buon posto per farmare al mio livello attuale. Sì, bene. E io come faccio a risalire? Devo andare... Sono morto. No, sono fatto malissimo, non sono morto. Come faccio a tornare a un punto di salvataggio da lì? Oh, sono ritornati tutti. Bene, io però dovrei andare veramente. Dai. Ah, sta chiamando l'ascensore, ecco perché ci mette così tanto.
Bene. Puttana, ho schivato, brava. Sì, vorrei andarmene, però... ho sbagliato punto, magari. Non dovevo andare da lì. Se non è di lì, non so dove devo andare. Vabbè, di lì per forza. Non ci arriva. Non ci arriva e allora non so come uscire da qui. C'è un modo di teletrasportarmi da qualche parte, magari? Lì c'è la missione primaria. Posso tipo teletrasportarmi qua? No. Merda, sono un po' bloccato. Sì, non posso essermi bloccato in modo così stupido. C'è sicuramente un modo per uscire che non sto capendo io. Allora, adesso di nuovo. Non sono accorti di me? Poi di coglioni, non sono accorti di me. Tutti qua. Vai! Come se andasse la tua vita, perché è così! Chiuditi! Sempre il panico! Facciamo una cosa. Adesso cerco di capire come uscire da sta situazione, ma lo faccio off screen. Perché devo veramente chiudere e andare. Lo metto in pausa e torno dopo, piuttosto. Cerco di capire un'ultima volta se c'è un modo. Anche se non mi pare, non mi dica niente. Questo qua non posso andarci. Non capisco. Non ci arriva lì. Ok, devo trovare un altro modo per andarmene. Niente, a parte che si completa con le pietre. Magari c'ho anche un oggetto per teletrasportarmi da qualche parte. Posso pescare? Bene, non mi interessa. Chiudo qua, comunque. Vedo di uscire da questa situazione a breve. Controllo nel frattempo se ci sono oggetti. Nel frattempo saluto. Grazie a chi è passato. Grazie a chi c'è ancora. Ci rivediamo domani. Penso sempre con Nier. Appena riesco a uscire da qui, magari. Ma sempre con Nier ad andare avanti. E... vi ricordo che se volete supportare il canale, in alto c'è il pulsante per abbonarsi, se avete Amazon Prime legato a Twitch è anche gratis, se non siete legati ad altri canali. E in basso invece c'è il link alle donazioni, se volete. E noi ci si vede alla prossima, salve a tutti. E usciamo da questa situazione appena riesco, perché sono nella merda. Salve, salve.